Buonasera, benvenuti in diretta da Florence International Radio. Siamo in diretta sia via radio, cioè dal sito, ricordatevi sempre, www.florenceinternationalradio.com, sia sul canale YouTube, come tutti i venerdì, Florence International Radio TV. In questo istante siamo in onda, in diretta, su questo canale. Abbiamo già collegato Pasquale De Santis e i suoi ospiti. Vi ricordo che ci vuole aiutare, c'è l'IBAN dappertutto, poi potete usare super chat, sticker, quello che volete, dateci una mano, visti i tempi tutto ciò che arriva è ben accetto. Pasquale, a te la parola. Sì, grazie, allora grazie Daniele. Allora abbiamo con noi questa sera Alberto Bragaglia, Giulia Veschi, e dovrebbe arrivare, no, arriverà sicuramente Lorenzo Mengaccini, Luca Olla, vediamo insomma si riesce a collegarsi, semmai dopo ha detto che gli mandiamo il link. Allora, ok Alberto, vediamo un attimo, sì, diciamo di sì, se ci riesco che non lo vedo vabbè. Proviamo, sì. Dai, ok, allora allora, ho organizzato questa puntata appunto perché nello specifico, no, non ho mai, ho sempre affrontato programmi con gli ospiti, però mai proprio nello specifico le teorie proprio, capito, di Pacciani, dei Sardisti, quindi, e mi fa piacere farlo anche con personaggi nuovi, no, con Giulia è nuovissima alla Notte del Mistero, no, tu hai fatto la maratona, no Giulia? Sì, avevo letto un libro di impostazione sardista, Cecioni e Monastra. Ebbè, Alberto invece va spesso da Francis, no? Tu sei ormai la quest star di Francis Trinipet, che salutiamo tra l'altro. Braccio destro. Sì, buonasera a tutti, non vi ho neanche salutato, scusatemi. Allora, arrivo subito a voi. Fatemi ringraziare a Emanuele Fucecchi per la locandina, i gruppi che l'hanno condivisa, no? Il materiale cartaceo sul mostro di Firenze con Daniela Bartolucci, Alan Botter, sempre con Via Pome e Via Levante, Due Oscuri Misteri Italiani, sempre Alan Botter, un cold case, con cold case e casi criminali italiani dal resto del mondo. Invita anche Franz Vinci, no? Con il gruppone sul mostro di Firenze, oggi l'ho messa là. Vado subito a presentare i personaggi, i miei ospiti, perché io li presento sempre quando sono nuovi. E Giulia Veschi, chi è questa bella fanciulla, no? dalla voce ammaliatrice, chi è Giulia Veschi? Raccontami un attimo di te. Io ho cominciato a interessarmi del caso del mostro, ero una bambina, avevo avuto 17-18 anni, perché la trasmissione Rai, Chi l'ha visto, aveva fatto uno special in diverse puntate, ma fatto veramente bene, approfondito, spiegando i delitti, il contesto. E mi ricordo che avevo un po' seguito, ma ero proprio una fanciullina, il caso Pacciani, ne parlavano in TV, ma lo trovavo un po' spaventoso, poi dicevano questo uccideva, aiuto, un assassino. Vedendo Chi l'ha visto, comunque, vedendo un servizio fatto bene, che poneva dubbi, eccetera, sono cose che colpiscono. Una storia del genere ti rimane in testa. E da allora è nata la passione, ho letto tutti i libri che sono riuscita a trovare, quasi tutti, ho seguito tutte le teorie, perché poi comunque ogni teoria ti dà una spiegazione, eccetera, e ho oscillato tra varie posizioni, certo. Non ho la verità è che la verità ormai non c'è più, perché è una storia vecchia, è una storia dello scorso millennio. La verità che ciascuno di noi è quello che puoi pensare, diciamo. Io, dopo aver letto tutte le teorie, averci pensato e aver messo meno di prima, perché è un'epoca che io non ho vissuto, io sono nata in quel periodo, supposizioni così prudentemente sardiste, anche solo per dire magari si fosse trovato il modo, il tempo, il contesto per indagare meglio su quel personaggio simpatico che poi è sfuggito e chi l'ha visto più. Ecco tutto. Certo. Alberto, invece, chi sei tu? Tu sei sardo, no? Io sì, sono cagliaritano per l'esattezza. Sei, diciamo che sei sardo, ma non sardista, diciamo così. Sono neanche,
e neanche politicamente sono sardista. Certo. Tu sei di una frazione di Cagliari, almeno, o almeno non di questo sardismo. Comunque, sì, io mi interesso del caso da, vabbè, ricordarlo, io sono nato nel 79, quindi i processi li ricordo bene. Non ricordo bene, non ricordo i delitti, perché non ne parlavamo in famiglia e avevo 6 anni quando fu fatto l'ultimo delitto. L'interesse, che poi è meglio definire ossessione, nasce relativamente recentemente, insomma, sono nel 2019. Mi interesso così per caso, guardo la serie TV, quella con Fantastichini di Grimaldi, e nasce tutto lì, insomma, per me una vera e propria ossessione che mi ha accompagnato per qualche anno. Adesso ultimamente mi sono pure dato la zappa ai piedi, insomma, sono voluto entrare in questo mondo così, che è quello della mostrologia. Hai trovato, diciamo che hai trovato il periodo peggiore per entrare nella mostrologia, però comunque dai, tanto ormai ci sei. Allora, per chi non lo sappia, no, Alberto è diciamo che è un paccianista, no? Diciamo abbastanza convinto. Invece abbiamo Giulia, che invece è stata tutta da tutt'altra parte. Poi arriviamo pure a te, Giulia. Senti, comincio a farti qualche domanda, va bene, Alberto? Domande, cioè, siamo qui per domande. Ah, eccolo qui. Tu sei paccianista, invece Lorenzo appartiene, diciamo, all'altra sponda. No, l'altra sponda, detto Daniele, così. Detto così. Suona molto male detto così. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera. E Alberto. Ciao Alberto. Allora facciamo 3-4 domande a testa, poi facciamo il giro, insomma, vediamo, ok? Così vai, vediamo, vai. Conduci tu, mancherebbe. Vediamo di esplorare le vostre idee, le vostre teorie. Allora, Alberto, Pacciani, no, muore da innocente. Qualche cosa ce la siamo detta, no? Tecnicamente muore da presuntamente non colpevole, perché era in attesa del giudizio. Nel suo caso era stato rinviato in appello, insomma, era stato annullato e rinviato appunto il processo d'appello. Si doveva ricelebrare. Lui muore nel febbraio del 98, un po' prima dell'appello bis, che si sarebbe dovuto celebrare nell'ottobre, se non sbaglio, di quell'anno. Quindi non è giusto, secondo me, però io non sono un giurista, quindi sono cose che ho captato da gente che ha studiato, ecco. Però no, non muore innocente. Innocente l'innocenza di una persona viene certificata da una sentenza. Pacciani, in quel momento, quando muore, è valida solo la sentenza di primo grado, che l'aveva visto condannato. Poi fu assolto, la soluzione viene annullata, insomma, tanto così. Alberto, e se fosse andato a processo, no? Sarebbe stato condannato, secondo te? Secondo me sì, al 100% sarebbe stato condannato, sì. Perché Lotti aveva già vuotato il sacco, lo vuota nel febbraio del 96, tra febbraio e marzo del 96, Pacciani era vivo, morirà 2 anni dopo, la sentenza di primo grado, adesso non ricordo esattamente il giorno, comunque è sempre del 98, qualche mese dopo la morte di Pacciani. Parlo ovviamente della sentenza di danno a carico di compagnie di merende, e quindi per me sì, sarebbe stato condannato, ma non lo sapremo mai, ovviamente, quindi per quel che vale il mio parere. Certo. Andiamo direttamente al punto, Alberto. La tua teoria, no, prevede Pacciani insieme, è così?
Ti ho perso un attimo, ho intuito la domanda. Non è la mia teoria, è la versione, è la verità giudiziaria. Non lo so, forse può... Però ti sento male, non so se dipende da me o da te, Pasquale. Aspetta un attimo. No, secondo me no. Può essere pure che abbia io qualche problema di linea, in effetti. Vabbè. E allora, mi senti adesso? Sì, adesso ti sento bene, ti sento bene. No, secondo me c'è qualche problema di linea, mai capitato, però mi sembra che ci sia. Quindi tu dicevi Pacciani con altri, è così? Per me sì, cioè è Pacciani con quei due sicuri, poi più vari ed eventuali, però quelle sono idee che non sono dimostrabili ovviamente, ma insomma... Per voi che non credete nemmeno alla verità giudiziaria, non vi posso dimostrare neanche che fossero effettivamente Pacciani e Vanni e Lotti. Certo, ma tu li indichi Pacciani e compagni di merende, diciamo, in tutti gli omicidi, in tutti gli 8 omicidi? No, io su questo mi sbilancio, diciamo, per Pacciani... Per me sì, almeno dal 74. Per il 68 diciamo che l'opzione più probabile, che secondo me ovviamente, è che la pistola sia in qualche modo passata di mano. Però mi tengo uno spiraglio aperto anche per il 68, ecco, non lo escluderei. Per quanto riguarda gli altri, su Vanni ho dei dubbi per Rabatta, mentre sono abbastanza convinto che da Mosciano in poi sia coinvolto, e per Lotti su questo aspetto gli credo e penso che entri in scena effettivamente da Baccagliano. Ma vista la profilazione psicologica di, diciamo, fatta da De Fazio, Abramo, no? Lo stesso Bruno, l'FBI, diciamo, parlo di uno psicopatico, non psicolabile, forse impotente, e con turbe psichiche e mentali, però Pacciani non cerca di profilo, che dici tu? Secondo me le profilazioni hanno una loro utilità, per carità, però non possono corrispondere all'esatta figura del serial killer. Pacciani ha dei lati diciamo che ricalcano anche quelle profilazioni, non tutti. Per esempio la sessualità di Pacciani è pazzesca, voglio dire, come minimo una frase che viene spesso usata: era un mostro sicuramente in famiglia, ecco. Magari non era il mostro, per me lo era al 100%, però insomma, la sessualità, per dire, insomma, altro che non sono d'accordo, tra l'altro, con chi vuol dire a tutti i costi che Pacciani fosse ipersessuale, perché non c'è uno studio clinico che lo attesti. Anzi, lo stesso De Fazio, credo, in deposizione, quando gli fanno la domanda riguardante appunto la violenza sulle figlie, dice che in genere chi violenta le figlie è un iposessuale, non un ipersessuale. In genere, questo non vuol dire che Pacciani fosse iposessuale, però è un elemento che ce lo fa pensare, che ce lo fa supporre, ecco. Per esempio. Poi, senti, Pasquale, scusami. Sì, senti. Sì, scusa. Vai. Prego, vai Alberto. Vai. No, ti volevo fare pure quest'altra domanda, ma alla fine ti volevo chiedere perché lui e i suoi sodali ammazzano, diciamo, quale sarebbe il movente di Pacciani in tutto questo? Io mi sono fatto l'idea che il movente sia psicologico per il primo delitto e economico per quelli a seguire, nel senso che secondo me Rabatta lui, diciamo che è solo, però questa è una mia idea, che tra l'altro sono sempre più solo in quest'idea, e poi negli anni a seguire conosca qualcuno che fosse interessato a queste azioni, in qualche modo
gliene parla, si vanta del delitto, insomma, e viene e comincia l'escalation degli anni '80 anche con i soldi, ecco, anche a pagamento, ecco, per dirla. Va bene. Vabbè, poi torno dopo da te. Giulia, ci sei? Ci sei, Giulia? Sì, ci sono. Dimmi. Perfetto. Senti, tu collochi il mostro invece nel gruppo dei sardi, no? Anzi, nello specifico, diciamo, tu hai un personaggio particolare. Come sei arrivata a questa conclusione? Tu che hai esplorato tante teorie. Per quello che posso capire, veramente, perché per la mia modesta opinione è una teoria che più segue i principi di Occam, un po' sulla passaggio d'arma, un po' sulla, diciamo così, moventi esterni, come può essere, insomma, un pagamento per macabri feticci, è la soluzione forse più semplice, lo ammetto dal mio punto di vista, forse anche la specifica. Non c'è passaggio d'arma, c'è una sola persona che nel 68 ha agito per il malintesissimo concetto di delitto d'onore, c'è una donna che è infedele al marito, che scialacqua il denaro che questo povero Cristo raccatta, che tira anche dietro il figlio Lucio nei convegni amorosi, c'è una donna, insomma, che da scandalo e va punta. Se questo marito debole, povero uomo, perché Mele era una vittima, va anche bene, lui è la sua signora, quest'uomo magari viene consigliato malamente da qualcuno di fiducia, da qualcuno qui ovviamente crede di fiducia, ma risolviamola questa da scandalo, poi non lo sai che, scusatemi la volgarità, non lo sai che il marito cornuto si fa un annetto di galera, ma poi è un duro, esce, deve essere stato subornato, magari anche aiutato nelle da qualcuno che da questo macello, perché comunque il 68 si muove infedele, eccetera, è una tragedia, due persone ancora giovani uccise davanti al bimbo, evidentemente qualcuno che era lì solo ha fatto, sì, il classico delitto d'onore, no, c'è infedele, ti punisco, si è reso conto che la cosa gli piaceva, che gli gratificava, se l'ha fatta franca, e suo povero marito innocuo, nocivo solo a se stesso, è stato 14-16 anni. Un altro potrebbe aver detto: l'ho fatta franca, ho mostrato di essere furbo, di essere uno sganato, un duro, ha trovato la cosa così gratificante. Stiamo parlando ovviamente di una gratificazione perversa, di una mentalità che non è quella di noi cittadini onesti, da trovare successivamente il desiderio di rifarlo, fare quell'emozione. Un'emozione chiaramente si lega a un certo scenario, avevi di becco in macchina, due che amoreggiano e li sorprendo e tutto come un climax. In più, il mostro che ho io in mente, come dire, probabilmente anche avuto fattori scatenanti esterni, non solo aiutare un amico e amante a disfarsi di una moglie infedele, ma ha avuto, sapete di chi sto parlando, insomma, parliamo di Vinci Senior, ha avuto un'esistenza movimentata, ha avuto mogli che lo lasciavano, ha avuto problemi vari, potrebbero essere stati un catalizzatore. Io non dico che fosse lui, però indagare in quella direzione, quando fu fatto negli anni '80, era doveroso. Se non lo si fosse un po' perso di vista con, lo sapete meglio di me, questo per il suicidio, per la ex moglie, forse magari si poteva dire, ok, abbiamo la prova provata che quest'uomo magari è un po' bomba, magari si è comportato male con tutte le sue mogli, ex mogli, eccetera, ma non è il mostro, lo lasciamo stare, facesse quello che vuole da libero cittadino, organizzando il bunga bunga caserecci, continuiamo a cercare questo mostro che non è questo bomba qua, che alla fine non fa niente di male a nessuno, se non alla propria moglie, che magari non è contenta, insomma, di sarebbe stato utile per le indagini. Il sospetto rimane, stiamo comunque parlando di qualcuno che non è mai riuscito a portare alibi solidi, alibi inattaccabili, stiamo parlando di qualcuno che ha di grande libertà, che
che non aveva cose che lo impedissero nel colpire, e anche di qualcuno che, soprattutto quando capita l'ultimo delitto, è nervoso, viene, è pedinato dai carabinieri, fa telefonate notturne, addirittura tipo al panificio di davanti casa che vedeva chiuso. Cioè, è qualcuno che si sta innervosendo. Nervosisce perché dice, orca, mi beccano, stavolta mi beccano. O è un innocente che dice, ma perché ce l'hanno con me che al limite mi diverto un po'. Non lo so, è anche qualche cosa che trovo intrigante, perché comunque la pista sarda è qualcosa che si tronca a metà e a cui non si può più tornare, perché sono quasi tutti o morti o scomparsi. E poi è abbastanza semplice, c'è una persona che inizia, ci penso io, te l'ammazzo io, la moglie è infedele, e scopre che ammazzare è gratificante. Ha dei periodi di raffreddamento, ma questi sono comuni a tanti serial killer, pensiamo a Dahmer, a Bundy o a Getty. Qualcuno che poi comincia sempre di più, deve aggiungere sempre di più, fare indigestione di violenza, e questo è un pattern. Dopo altri suoi colleghi di atrocità, ne richiamo sempre, prendiamo Dahmer o Bundy, la prima volta succede quasi per caso, poi gli piace. Bene, Lorenzo, ci sei? Sì, mi senti, Daniele? Sì, 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 ti sì. Sentiamo. Stasera siamo un po', eh. Avete Giulia e anche te, Pasquale, anche se c'è qualche problema, perché sì, pure ti si blocca il video. Tutti gli secondo altri me devo chiamare tutti devo gli chiamare altri... quello della fibra, secondo me domani. Sì, perché insomma, se c'è qualche problema, vabbè, beh, ogni tanto ti muovi, ogni tanto sei fermo, vabbè, andiamo avanti. Vai Lorenzo, beh, okay, toccava a te. Almeno mi sento, sì. Sì, Lorenzo, sì, sì. Ascoltami, perché Pacciani no, Lorenzo? Perché Pacciani no? È una risposta complessa. Perché Pacciani no? Pacciani arriva alla fine della pista sarda, quando praticamente non hanno più nulla. La pista sarda si è chiusa, praticamente non c'è più un sospettato vero, sì, c'è una marea di indagati, attenzionati, le liste sono piene, però uno da su cui puntare veramente non c'è. Ed è in questo periodo che si comincia a puntare alla grande su Pacciani, perché Perugini ritiene che a un certo punto la sua storia, il suo profilo soprattutto, possa coincidere con il profilo di questo serial killer. E quindi si comincia a indagare a fondo su Pacciani, si scava nella sua vita e nasce tutto quel processo mediatico che poi dura per tutti gli anni 90. Allora, all'inizio che cosa si dice di Pacciani? Si dice che è un serial killer unico, che fa 8 duplici omicidi, e lo fa sostanzialmente perché la sua psicopatia omicidiaria deriva dal vecchio delitto del 51, un trauma che non ha mai rimosso e che, una volta uscito dal carcere, lo spinge ancora ad uccidere, con dei delitti che però questa volta non sono passionali, cioè non c'è l'eliminazione del rivale in amore, che nel 51 era stato il Bonini, ucciso in un delitto che tutti ricordiamo e per cui Pacciani viene scoperto quasi subito, e invece una volta uscito dal carcere dà il via a questa serie di crimini che invece hanno delle modalità completamente differenti. Parliamo di crimini sostanzialmente in cui il killer non lascia tracce, non sbaglia nulla, nessuno sfugge agli attacchi che vengono portati, e sono ben 8, perché ricordiamoci che Pacciani viene imputato anche del delitto di Signa, e quindi ci si trova di fronte alla drammatica situazione per cui o si cerca di collegare Pacciani con Stefano Mele, ma poi questo risulta impossibile, oppure
si deve dire per forza che Stefano Mele è innocente per il diritto del 78, quindi bisognerebbe rifare una revisione del processo, che non si vuole fare, e a quel punto devi mettere insieme due cose che non stanno insieme, cioè il delitto di Mele con la serie omicidiaria di Pacciani, e devi per forza in qualche modo sostenere che quest'arma o è passata di mano, o è stata venduta, o è stata trovata sul posto. E quindi qui nasce tutta quella serie di teorie che cercano di spiegare questo passaggio. Pacciani, come sappiamo tutto, viene condannato in primo grado, viene assolto in secondo grado, poi la sentenza viene cassata perché nel frattempo spuntano fuori dei super testimoni che erano già all'epoca del primo processo Pacciani dei testimoni ascoltati, sentiti, torchiati, questo lo dice Perugini, su cui non si era trovato assolutamente nulla, che invece nelle mani di Giuttari riescono a fare emergere questo vaso di Pandora che prima non era venuto fuori, e cioè il fatto che in realtà Pacciani fosse alla guida di una banda armata composta da vari collaboratori che si alternano nei vari delitti, perché i compagni di merende sarebbero anche di più, perché l'imputato era anche Faggi, che poi viene prosciolto, quindi una sorta di gruppo a geometria variabile capitanato da Pacciani. Quindi il movente non è più a questo punto l'ossessione della Bugli, ma diventa ovviamente quello del denaro, dei mandanti, perché è ovvio, devi cambiare il movente se vuoi spiegare i compagni di merende, non puoi dire che Vanni, Faggi, Lotti, tutti questi qua siano mossi anche loro dall'ossessione della Bugli, ovviamente. E quindi nasce qui la teoria del secondo livello, perché i soldi chi li mette? Li deve mettere per forza una struttura più in alto che è in grado di finanziare i delitti, perché ha bisogno dei fetici. Quindi tutta una serie di dinamiche processuali che si sviluppano tutte le volte con delle modifiche di collaboratori, ruoli, moventi, dinamiche, a cui a ogni passaggio si aggiunge un protagonista fino ad arrivare alla pista perugina, perché ovvio che il secondo livello deve avere un interlocutore, cioè uno che parla con il capo della banda armata, perché Pacciani è il capo e deve avere un suo referente all'interno di questo secondo livello, cioè quello che gli dà gli ordini o organizza o paga i delitti. Questo interlocutore a volte è stato identificato, si è voluto identificare nella figura di Arduzzi, a volte con Calamandrei, però quella è tutta una vicenda che si è conclusa lì e non si è potuti andare oltre, quindi si è rimasti poi alla fine con le condanne dei soli Vanni e Lotti, mentre il processo di Pacciani ha avuto la storia che ha avuto. Allora, perché è difficile che questa storia secondo me sia credibile? Perché è una storia che secondo me nasce da un'esigenza, l'esigenza di voler fare in modo che Pacciani non venga assolto, perché Pacciani con le prove, con gli indizi, con quello che era stato possibile raccogliere nel primo processo, è chiaro che andava verso una assoluzione. E quindi, visto che non siamo nell'epoca dei DNA, dei cellulari, delle tecnologie, cioè quelle cose che oggi permettono di risolvere i casi, c'era assolutamente bisogno di un testimone oculare, quindi la soluzione era quella. Questo testimone oculare viene identificato, viene trovato nella figura dell'Otti, sul quale poi si cuce a misura un ruolo che è quello del palo, che è un lavoro che viene creato su misura per lui, per giustificare la sua presenza sulle scene del crimine. Un altro ruolo viene creato su misura per Vanni, perché è ovvio che Vanni è uno che non sa guidare, non sa fare nulla, non sa sparare, non sa portare un'arma, quindi è ovvio che a lui
si ritaglia il ruolo di assessore. Quindi questo gruppo avrebbe dei ruoli ben precisi, con un capo, un Pacciani, un assessore e un palo che lungo le provinciali e lungo le statali controlla il via vai delle macchine per fermarle o per bloccarle nel caso in cui si avvicinino troppo al luogo del delitto, dove Vanni e Pacciani stanno facendo i loro delitti. Allora, innanzitutto non si spiega il 68, e per spiegarlo bisogna creare tutti quegli artifici romanzeschi, che io definisco romanzeschi perché sono quegli escamotage letterari che di solito i romanzieri mettono nei loro romanzi per fare da collante tra due dinamiche che altrimenti non si spiegherebbero, che sono il passaggio dell'arma, il famigerato depistaggio e pure altre cose più inverosimili come la pistola raccolta in loco e altre cose di questo genere. Quindi dal mio punto di vista l'arma, il munizionamento e il percorso che fa quest'arma con il relativo munizionamento del 1985 delinea una figura di un unico possessore per tutti gli 8 duplici omicidi. Se Pacciani per forza si è dovuto dire che non ha compiuto il 68, rimane questo buco. Poi rimane il buco del 74-81, che non si sa bene cosa succede, e poi dall'82 in poi dobbiamo affidarci ai racconti di Lotti, che descrive delle dinamiche che, per come le descrive lui, sono assolutamente impossibili, ma questo lo dicono i periti, perché è lì che dobbiamo andare a vedere. Le perizie dicono delle cose molto precise, le dicono all'epoca dei fatti, in tempi non sospetti, e sono assolutamente in contraddizione con quello che ci dice Lotti, anche con quello che ci dice Pucci. Oltre a questo, anche il profilo criminologico, che io non ritengo assolutamente determinante al 100%, però un gruppo di questo tipo, di questo genere, con queste dinamiche, rappresenterebbe assolutamente un unicum della storia della criminologia mondiale. Oltre al fatto che avrebbe sviluppato la propria azione nell'arco di ben 11 anni, anche con delle pause, il che io ho sempre ritenuto che, voglio dire, le pause mi fanno pensare più a una persona sola che non a un gruppo, perché tutto sarebbe più difficile. Cioè, un gruppo che si riunisce a cadenza regolare o a cadenza irregolare, ricompiendo sempre gli stessi duplici omicidi. Oltretutto ci metto anche le dinamiche dei delitti, che sono sicuramente fatti in un modo molto, molto preciso, con freddezza. Le dinamiche soprattutto di quattro duplici omicidi in cui il killer si trova davanti a degli inconvenienti, che sono le vittime che riescono a sfuggire al primo assalto, secondo me delineano il profilo di una persona estremamente lucida, fredda e molto efficiente nei momenti in cui queste azioni escono dai binari che lui si è prefisso come modus operandi. Quindi è qualcosa di totalmente lontano a questo sgangherato gruppo che sarebbe composto da questi personaggi, per cui ogni volta se ne aggrega uno così, quasi casualmente, cioè quasi prendendo l'allosteria, poi si parte, si va a fare un delitto, questa volta entri anche tu, la volta dopo esci, poi ne entra un altro. E l'insieme di tutti questi elementi mi fa pensare che la verità giudiziaria sia molto, molto lontana dalla verità dei fatti accaduti. E credo che sia più la storia di una vicenda giudiziaria che è stata una necessità per un caso che, dopo la chiusura della pista sarda, divenne una spina nel fianco della procura
e quando le spine del fianco cominciano a essere abbastanza pungenti e dure da togliere, magari le necessità possono portare anche a delle forzature, che in questo caso sono state, dal mio punto di vista, abbastanza evidenti. Poi chiaramente la verità giudiziaria la accettiamo tutti. Accettare vuol dire che le sentenze sono state emesse, i colpevoli hanno scontato le loro pene, quindi nessuno di noi va con i forconi sotto la procura per chiedere la revisione del processo, ci mancherebbe altro. Al 99,9% la verità giudiziaria rimane quella, però ognuno di noi può essere in accordo o in disaccordo, certo, su quello che è accaduto nelle aule di tribunale. Lorenzo, ci sei? Sì, io ci sono. Forse tu hai qualche problema col video, con l'audio, non lo so. Beh, che te voglio dire? Alberto, ci sei tu? Adesso sì, però per un attimo ti ho perso. Non lo so, domani devo chiamare il tecnico, secondo me c'ho qualche problemino io. Ad ogni modo, adesso mi ascolti, sì? Io ho ascoltato anche Lorenzo, non sono d'accordo su quasi niente di ciò che ha detto, però sì, lo so, no, vabbè, dopo approfondiamo. Voglio andare direttamente a voi su domande specifiche. Mi racconti la storia dei soldi di Pacciani, Alberto? I soldi di Pacciani sono tanti, sono tanti e non sono giustificabili con le sue... Sono anomali. Sono assolutamente anomali. Pacciani aveva un patrimonio liquido di quando gli sequestrano. Stiamo parlando degli anni 90, quando gli sequestrano, e lui era già stato anche processato, perché Perugini i soldi non era interessato. Se ne interessano, in una fase successiva, con le indagini del dottor Fausto Vinci al patrimonio di Pacciani, risalgono, a tutti i movimenti. In particolar modo sono curiose anche le date. Cioè lui inizia una serie di versamenti, di acquisti di questi buoni, il 15 o il 16 giugno del 1981, cioè 10 giorni dopo Mosciano, e in tutti gli anni 80, fin quando va in carcere, lui va in carcere a maggio 87, dissemina questi versamenti in tutta la provincia, quindi è una cosa un po' strana anche questa, e sono tanti soldi. In più, non scordiamoci che Pacciani aveva pagato in contanti sia la casa di Piazza del Popolo che la casa di Via Sonnino che la fiesta, tutto non è assolutamente compatibile con le sue entrate regolari. Ricordiamo che Pacciani viene da una famiglia poverissima. Un anno prima di uscire dal carcere il sindaco di Vicchio aveva firmato un certificato che attestava proprio la nullatenenza della sua famiglia. La mamma andava a trovarlo in carcere grazie ai sussidi del comune. E quando esce dal carcere ha solo 350.000 lire. Poi, lui, se ci pensiamo, dal 64 all'87 è libero. E in quest'arco di tempo mette da parte 157 milioni di lire, più appunto le due case pagate in contanti, cioè in 23 anni, ragazzi. Ecco, sicuramente sono dei soldi assolutamente anomali, Pasquale, per rispondere alla tua domanda, ecco. Sì, ma questi guadagni anomali da dove provengono? Bella domanda. Io ho pensato, sì, potrebbe essere assolutamente in parte dal... Ma poteva fare anche l'usuraio, certo. Sì, poteva fare l'usuraio. Io sono abbastanza convinto con chi sostiene anche il fatto che vendesse le piazzole ai guardoni. Con la sua prepotenza ce lo vedo proprio a Scopetti a dirigere il traffico in quel senso. A Scopetti e non solo, in quel circondario, ecco.
Può essere tutto. Io, per me, cioè soprattutto le coincidenze temporali sono pazzesche, quindi mi suggerisce anche, mi suggeriscono che queste coincidenze, che Pacciani prendesse dei soldi almeno dalla commissione dei delitti, che gli venissero commissionate, non dico dai fetici, oppure potrebbe essere anche che nella banda sia finito qualcuno che non conosciamo oggi, che venisse ricattato perché magari è responsabile, corresponsabile in uno degli omicidi, e appunto venisse ricattato. È possibile, sono ipotesi queste, purtroppo non si è mai dimostrato, quindi anche qui ci muoviamo un po' sulle idee che possiamo avere. Alberto, qualche milione veniva pure dalla vendita dei feticci? Sì, secondo me sì. Non dico tutti, però non so, e non so quanto potesse valere un feticcio, no, questo non chiedermelo, Pasquale. Mi pare, guarda, per intenderci, o il 15 o il 16 giugno, perché questa data non riesco mai a capire quale sia quella corretta, insomma, 10 giorni dopo Mosciano, lui compra dei buoni per un valore di poco meno di 3 milioni, se non sbaglio. Quindi, se vogliamo ipotizzare un prezzo, possiamo dire, ma no, non avrebbe senso. Alberto, mi ricordo, scusa, Alberto, mi ricordo, in certo Francente va a mettere pure 5 milioni a Montespertoli, no? Guarda, Pasquale, i movimenti adesso non ce li ho sott'occhio, sì, però questo è sicuro, non mi ricordo il periodo. Ne mette a Mercatale, ne mette a Montespertoli, ne mette, guarda, non vorrei dire una fesseria, ma anche nel Mugello, però ora non ricordo tutti i posti, comunque son diversi paesi del circondario, insomma, in cui appunto lui fa questo acquisto di buoni fruttiferi. Quindi tu sei convintissimo che, diciamo, sono troppi rispetto a quello che faceva? No, quello rispetto alle 20-30 mila lire che guadagnava al giorno, dici tu, quella è una cifra enorme, non la riesci mai a raccattare. Però dobbiamo pure dire che potevamo dire pure che le due case che abbiamo visto, no, di quelle di via Sonnino e l'altra, diciamo, non è che siano ville hollywoodiane, vuoi dire, no, erano mezze baracche, no, non è che è una cosa sì proprio. Però anche le baracche anche le baracche le devi pagare, siccome sappiamo che nel 79 c'è una somma. Si sa, Alberto, quando sono state pagate queste due case? Sì, guarda, non vorrei dire, mi pare 26 milioni, no, 26 milioni quella del 79, cioè Piazza del Popolo, e nell'84 35 milioni. Quindi comunque insomma, pochi non sono, pochi non. No, ma ragazzi, 40 anni fa non erano pochi, magari non erano molti per qualcuno che aveva un altro lavoro, lui era un avanzo di galera, che poi ha anche lavorato, e i primi anni in cui esce lui fa il mezzadro, e quindi effettivamente si spacca la schiena, perché comunque deve gestire in società col proprietario, dividono i proventi, diciamo, quindi su quello non c'è dubbio. Poi dopo però passa alle dipendenze, e lì un po' più di tempo libero secondo me ce l'ha, e stiamo parlando o del 70 o del 71, da lì in poi lui è un operaio, insomma, viene inquadrato come bracciante, adesso non mi intendo di queste cose, però comunque sicuramente non era un nababbo. È vero anche che aveva delle altre entrate, per carità, però arrivare a comprarsi casa in contanti e a mettere tutti quei soldi, due case in contanti, una macchina in contanti, poi le altre non lo so, nel tempo ha comprato anche altre macchine, nella 600 nel 69, la 500 nel 77, io non so il valore adesso di quelle spese. Però voglio dire, la bolletta la doveva pagare, non è che tutto ciò che guadagnava lo metteva da parte, ecco. Giulia,
per te il 68 è il primo omicidio del mostro di Firenze? Sì e no. Il 68 è un punto di partenza. Nel certo. 68 abbiamo uno scenario che è quello tipico del mostro di Firenze. Coppia appartata in auto, in attesa affettuosi. Peraltro vicino a un fiume, però siamo nelle campagne toscane. Fiumiciattoli, torrentelli, ce n'è quanti se ne vuole. La scena è quella tipica. C'è il fatto che quella non è la classica coppia di fidanzatini che dice andiamo a fare una giratina, a prendere un gelato, e il babbo e la mamma fingono. Sì, sono persone. Gli anni di età matura, 32 lei, 28-29 lui, sposati ma non tra di loro, che era reato a quei tempi. La povera Barbara Locci, buonanima la Barbara Locci, niente non lo sapeva, stava commettendo reato. Quanto, pur essendo sposata regolarmente col povero Nene Stefano, stava intrattenendo con il Lo Bianco, che non le era marito. Era una situazione anomala, che comunque li metteva a rischio, nel senso anche non di essere assassinati da un maniaco, di poter essere ricattati, eccetera. C'è l'ulteriore anomalia del bimbo, perché qui non c'è solo una coppia che si intrattiene, ma c'è il bimbo a cui viene detto dai, fatti un sonnellino, e lui mi sveglio sentendo i botti, vedo la mano della mamma che non si muove. Quindi c'è uno scenario che è tipico, ma ci sono elementi di estraneità, elementi che nei delitti successivi non ci saranno. Beh, certo, è comodo uccidere ragazzini che certo non si tirano dietro bambini perché non ne hanno. In qualche modo è uno scenario che a qualcuno potrebbe, dico solo potrebbe, essere diventato il mostro di Firenze, in qualche modo piace. Nel 68 viene punita la classica coppia adulterina. Lei scandalo, ha troppi amanti, per giunta fa l'acqua e il denaro del marito, la si fa fuori. Paradossalmente, lo sappiamo tutti, se il povero Cristo di Stefano Nele, prendendo la pistola, la beretta 22 con ammazzati, fosse andato 5 ore dopo dai carabinieri, guardate, non ce l'ho fatta più, mi tradiva, ma speso tutti i soldi, si portava anche dietro il bambino, non ce la facevo più, gli dicevano, sei stato un grande, sei stato duro, vanno castigate queste qui, e stanno 2 anni di galera ed era fuori, come a dire, dai, ok, un buffetto e via. Invece qualcosa lì non va così, perché a Mele viene costruito un alibi certamente a prova di bomba. Lui dice, ero a letto malato, stavo male, me ne sono andato anche da lavoro perché stavo male, ma chi mai poteva ammazzare mia moglie, io non lo so. La pistola non si trova. Vengono sospettati a torto a ragione numerosissimi amanti o pasimanti della Barbara Locci, si rimane con un pugno di mosche. Anni dopo, con il marito reo confesso, che forse ha confessato senza capire che diceva, in galera, quella pistola torna a colpire. E Stefano Mele è in galera, stiamo parlando già del 74. Com'è che un'altra coppia appartata in situazione intima viene uccisa con la medesima pistola? O è sbagliato fin dall'inizio, cioè i non c'entrano, oppure vuol dire che Stefano Mele non era da solo, che qui c'era qualcuno che ha sparato con lui, o anche solo gli ha detto oh, spara, spara, falli fuori. È evidente che nel 60, che il 68 è stato l'inizio di qualcosa. Nel 68 qualcuno che era presente come, o che è stato solo l'istigatore, ha trovato divertente, perdonatemi, un termine orribile, mi ha trovato divertente e gratificante uccidere questi due che alla fine, cioè siamo adulti, stavano facendo nulla di male, ed è trovato così gratificante, perché l'ha fatto franca. Perché possiamo dire, ma come si può credere che Stefano Mele, a povero mito, cioè, traballino, alto un metro e un bigodino, con quel fisico da sollevatore di poliziotto, ma come si fa a credere che potesse uccidere? Evidentemente qualcuno ha trovato divertente metterlo di mezzo, ha trovato divertente comunque uccidere, la sensazione di potere che questo gli ha dato, è stato così gratificante che dopo un po', magari in un periodo di stress, in un periodo in cui aveva avuto una grandissima delusione, beh, ripetiamolo, perché non sfoghiamoci così stavolta, però da quattro, scegliendo una coppia, Ania e Pasqualino, erano due bimbi, 18 anni, quindi ci sono figlioletti in macchina, non fanno reato perché sono fidanzati, è più semplice, è più gratificante.
che è diventata la sua scena primaria. Si è parlato tanto delle nudità, della buglie che avrebbe recitato il Pacciani a ripetere il gesto scellerato. Bene, per me fatto del 60 onnipotenza, il ehi, ve l'ho fatta tutti, non mi avete cuccato, quella è la scena primaria del mostro. È il delitto zero, è la prova generale di quello che sarà dopo, è l'archetipo, è lo stampo. E poi ragazzi, la pistola è quella, cioè, o la pistola si è fatta crescere le gambine, no? O qualcuno l'ha trovata o è stata ceduta. Ma cioè, come si fa a cedere un'arma con cui si sono commessi due omicidi? È rischioso. Cioè, no, non stiamo parlando di scenari tipo chissà che, cioè, stiamo parlando di oggetti un po' così che a un certo punto sono di testa e fanno cioè, ma questa gente, ma poi come può andare in giro a scambiare pistole sporche, pistole che hanno ucciso, pistole che chi viene pescato con quell'arma in mano passa brutti quarti d'ora? Compenso nel 74 c'è cioè, giunta le coltellate, la Stefania ha avuto 97 mi pare coltellate, alcune tremende, altre che più che altro l'hanno figurata il volto, cioè, così bella e riconoscibile. Penso di qualcosa che si è concluso 17 anni dopo e per fortuna che si è concluso, se la vedo io, se non succedeva una certa cosa magari nell'86 altri genitori piangevano. Giulia, ascoltami, visto che sei andata nel 74, no, perché vado ad ammazzare nel Mugello 6 anni dopo? Anche qui, bella domanda. Le spiegazioni possono essere molteplici. Anzitutto, non è infrequente per i quello che tu credi, è quello che tu pensi. Anzitutto, il soggetto che penso io conosceva per lavoro, perché comunque ci abitava da anni tutto il circondario di Firenze, ed era abbastanza furbo da dire, se mi va di rifarlo, devo farla pulita. E devo farla un po' lontano da casa, in un posto che non sia riconducibile a me, in un posto dove non è che becco il mio compare, il mio amico, e convenientemente lontano da casa, in una zona comunque frequentata da coppiette, quindi stiamo parlando di qualcuno che faceva un pardone, però si è scoperto, questo penso che si concordi tutti, che in quei tempi per varie ragioni il voyeurismo la provincia fiorentina era un hobby diffuso, ecco. Uccidere lontano da casa è comodo, è difficile che lo possa condurre a te, che qualcuno ti veda. E poi, il nostro ovviamente io, aveva un parente molto molto stretto, non dirò quanto, che aveva avuto una relazione con una signora, abitava in Mugello, relazione conclusasi malamente con minacce verso costei. Sembrerebbe quasi che insomma qualcuno volesse tipo indirizzare le indagini su suo fratello, ma del tipo, beh, mio fratello batte a queste zone, male che vada, visto che lui ha già precedenti, vanno a rompere le scatole a lui e non a me, che sono censurato. Rimango comunque dell'idea che spostarsi geograficamente, praticamente tracciando quasi un cerchio, una forma quasi circolare attorno alla città di Firenze, fosse anche una cosa prudenziale per lui. Vari posti, zone non logicamente collegate, raggiungibili però se hai la macchina a quattro ruote, raggiungibili da tanti posti che non è che convergono tutte verso la casa, verso un certo quartiere. È comodo. E in più, secondo me, colpendo nel Mugello, quindi parecchio lontano dalla Strasigna e con le strade certo meno comode del 74, secondo me lui era sicuro. Avrebbero fatto immediatamente il collegamento, delitto che era già vecchio di 6 anni, e che aveva comunque un colpevole mezzo reo confesso, insomma anche sicurezza, sapeva di stare commettendo qualche cosa di grave e sapeva se mi beccano mi linciano. Cesare Corradini, lo salutiamo, riguardo ai soldi. Hola. Alberto, Cesare Corradini dice informatevi sulle rendite dei buoni postali, perché negli anni 70 le somme investite raddoppiavano ogni 3 anni e addirittura quintuplicavano in 5, giusto Alberto? Anche io questo può essere, no? Saluto Cesare, però non sono io che le dice queste cose, cioè è la sentenza che le certifica, non è che è la sentenza di primo grado, è chiara sul punto.
quelle cifre, poi ho letto anch'io qualche commento, cioè io posso capire che storciate il naso, però un uomo che nel 64 è povero in canna e dopo 23 anni è riuscito a mettere 150, perché poi rientra in carcere, tutti quei soldi da parte, ha comprato due case, non mi convincete, non mi convincerete mai che siano delle cifre come dire, però, compatibili. Permettimi un attimo, Alberto, perché Cesare poi incalza e dice subito dopo che la casa di Piazza del Popolo l'ha acquistata nel 79, quindi lui dice prima della prima eccisione, quindi lui dice un anticipo sarcasticamente. E chi lo sa, magari, perché no? Visto che vuoi fare il sarcastico, rispondo sarcastico. No, più che altro io penso che Rabat l'abbia fatto da solo. E se invece l'avesse fatto con un'altra persona che ricattava? Certo, capito? Certo. Cioè, oh, è arrivato pure Bernardo Puliti. Ciao Bernardo, quindi secondo me possiamo anche chiudere la trasmissione adesso con la tua venuta. È sempre un piacere con Bernardo, anzi Bernardo è direttamente coinvolto per venerdì prossimo. E, Giulia, qual è la necessità di escindere del nostro personaggio? Questa è una bella domanda che però non va fatta a me, forse non c'è più chi possa dare la risposta. Quello che pensi. Non, personalmente non credo che lo facesse, diciamo, a fine di procurarsi un souvenir come hanno fatto altri. Pensiamo a Dahmer addirittura se li mangiava. Secondo me era una specie di sollazzo, di sfizio, era anzitutto un gesto di spregio. Come dire, tu ragazza sei qua che ti sollazzi col tuo amoroso, io ti sconcio, ti mutilo, privo della tua femminilità, è qualcosa di, per noi, di disturbante. Veramente per questa persona dovrebbe essere qualcosa di forte. Un gesto di spregio, quasi di onnipotenza, come dire. Giulia, poteva essere, poteva essere pure un segno di sfida verso gli inquirenti, ad esempio, no? Perché no? Molti serial killer si divertono qui a sfidare, come dire, non mi prenderete, farò cose che voi non capite perché io faccio e impazzirete nel capirlo. E in più è tragicamente noto che questi soggetti diventano assuefatti alla violenza. La violenza li intossica e, come per gli stupefacenti, hanno bisogno di spingersi sempre oltre, di fare cose sempre più incomprensibili per noi persone normali. Mutilare, eccetera. Si comincia con la gragnola tremenda di coltellate inferta alla povera Stefania, ripeto, 97 coltellate, è una ragazzina che si vede anche minuta. Comincia con l'escissione della zona pubblica che si fa sempre più ampia di delitto in delitto, cioè è terribile a pensarci. Negli ultimi due delitti, 84 e 85, cioè scendere anche una mammella alle vittime. E si fossero fermati i delitti nell'85, è meglio non pensare a cos'altro avrebbe potuto fare. Nell'85 gioca anche a fare Jack lo squartatore e manda un pezzo di vittima a uno dei magistrati che si occupavano del caso, idea che magari ha davvero preso da qualche quotidiano che parlava di Jack lo squartatore, che mandava pezzi delle vittime agli agenti di Scotland Yard con biglietti di contenuto sceno. Lui era uno sfizio, o forse magari inizialmente è partito come uno sfizio, come un mi prendo sempre più libertà, mi infierisco, cose che purtroppo danno dipendenza, di cui citare qualcuno molto più intelligente di me, che li rendono schiavi di questo incubo, di questa ossessione, perché è evidente, ormai è diventata quasi la sua firma. Secondo me, almeno nell'ultimo paio di delitti, il mostro mutilava queste povere donne, anche perché sapeva che gli inquirenti aspettavano che lui lo facesse. Ecco, per forza il mostro, guardate come ha sconciato queste povere donne. Terribile. Pensiamo al bisogno per gli inquirenti. Sì. Giulia, Alberto ha dato una spiegazione riguardo a cosa se ne facesse dei felici, no? Una spiegazione pure valida per lui. E
dopo aver scisso, no, cosa se ne faceva di questi feticci al tuo avviso? Allora, sappiamo che almeno nell'85 il punto del seno della donna francese è stato mandato a uno dei nuclei. Certo. Basta pensarci per male. Non possiamo sapere cosa facesse degli altri, ma io, personalmente, io non credo conservasse. La serie TV su Dahmer penso l'abbiamo vista tutti, cioè i resti umani mandano un odore terribile, si decompongono, cioè come può un babbano qualunque fare pezzi di carne sanguinosa. Si è bloccata la Giulia. Pasquale, ma sei te che stai muovendo una penna o roba simile? Non sto facendo niente, non biascico io. Pasquale, sento un rumore di cucchiaini, biscotti, tè. No, non sto facendo niente. Ma mi sembra che stai facendo no, anche biscotti. Perché già la Giulia si sente così così. Poi c'è questi rumori di cic cic cia 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 cia. Infatti anche sulla chat c'è scritto. Sicuro io non sto facendo okay. Niente. Pasquale è innocente. Avanti, vai. Però no, veramente non sto facendo niente. L'auricolare di Giulia fa il bizze, però dai, riusciremo. Un ragazzo del 99, l'auricolare. Vabbè, però diciamo la sua bronzi, la sua bellezza, Devo andare, Sopperisce. Sì, va bene. Ok. Okay. Abbiamo fatto i compiti bene. Giulia fa la mappa H24, per cui ha ragione. Giulia, se vuoi puoi anche andare, Giulia, senza problemi. Bello. Mi piace molto questo. È proprio bello. Sì, va finito. E guarda, fungo. Con tutte le letterine del loro ordine. Che belle le dirette, hai visto Alberto? Che belle le dirette, no? Io li ho mandati a letto e non, quindi non dovrebbero entrare. No, però io volevo dire anche nell'ottica di ciò che diceva Giulia, quindi lasciando perdere Pacciani. No, ma sono dieta, niente. È quella che è la mia idea. Secondo me, a prescindere da soldi o non soldi, le scissioni sono fatte anche per creare il mito di se stesso. Oh, che bello, secondo me. Insomma, perché aspetta un attimo, Alberto, aspetta, ma Giulia forse la devo rimuovere. Che devo fare, Giulia? No, metti il muto, Giulia. Aspetta un attimo, disattiva il microfono. Aspetta un attimo, Giulia. Ho provato a farlo. Ok, ho disattivato il microfono, dai, va bene? Ok, perché forse non se ne è accorta di... Alberto, allora, 68-74 e 74-81, no, parlami tutte queste due fasi di raffreddamento, che cosa ne pensi tu, come mai? Vabbè, 68 non sono tanto sicuro. Mi sentite? Sia... Eccola. Sì! Giulia, no, perché... Giulia, vabbè, allora ci salutiamo senza problemi. Ciao Giulia, okay, grazie. Ciao Giulia, dai, è stato veramente un piacere. Dai, poi ci rivediamo meglio, va bene? Ciao Giulia. Ciao. Giulia. Ecco, si è tolta l'auricolare. Infatti. A posto. Perfetto. Allora, sì, Alberto, quindi dimmi un attimo sto... No, dicevo prima che per quanto riguarda le scissioni, da ciò che a prescindere da ciò che è il mio che è il nostro pensiero, io penso anche che gli servissero a chiunque fosse l'assassino o gli assassini anche per creare il mito di se stessi o di se stesso, nel senso che i giornali ovviamente... quella era la sua firma fondamentalmente, quindi quando non bastava ucciderle le coppie, dovevi anche fare qualcosa di pazzesco, ecco, quindi per ottenere la visibilità dei mass media,
Io la penso sicuramente così, anche, e questo non esclude il fatto che potesse essere pagato o che potessero essere pagati i feticci. Questo per me assolutamente, cioè era una cosa addirittura per quanto mi riguarda prestabilito, cioè non è una cosa, è proprio un disegno il loro, è un gruppo per me. A te non te l'ho chiesto, ma per te il 68 è il primo omicidio del mostro? Ti stavo mezzo rispondendo, diciamo che l'opzione più probabile, come dicevo prima, è che, che la pistola sia passata di mano, però non escludo il coinvolgimento di Pacciani, perché ci sono alcune coincidenze, come ad esempio la vicinanza della Bugli alle vittime, come ad esempio quel giornale che gli ritrovano a Pacciani dopo 20-23 anni nella fiesta, gli trovano una rivista Oggi del 1968, agosto 1968, con un articolo, cioè aperto a pagina 28, che tra l'altro è una rivista che ho, che parla delle inquietudini dei fidanzati. Ce n'era anche un'altra che poi mi viene in mente, te la dico, un'altra coincidenza sempre che per quanto riguarda la Bugli, vabbè è pochino per metterlo, però è anche abbastanza per farmi pensare che magari invece c'entra. Per quanto riguarda invece le pause, guarda Pasquale, io non sono un criminologo, ovviamente non sono un esperto, non ti so rispondere con certezza. Posso pensare che Rabatta sia stato una sorta di raptus e che poi, come dicevo prima, lui in quei 7 anni che precedono Mosciano conosca qualcuno facoltoso che in qualche modo lo assolda, ecco. E lui a sua volta assolda Vanni, Lotti ed eventualmente altri. Alberto, siccome in chat stanno facendo un attimo conto di conti di quanto potesse valere un seno, mamma mia, no, vabbè, piene, ma sicuramente. Ciao Giovanni Capecchi, ciao, piacere. Io ti vorrei con me, però tu sei al soldo di Francis, per cui non lo so, spero che tu possa venire da noi. Riguardo a questi feticci, Alberto, ma chi li comprava questi feticci? Nome e cognome, vuoi sapere? No, nome e cognome. Non lo so, non ho neanche un'idea di chi lo comprasse, ad essere sincero. Non ne sono neanche chi sicuro. Chi li comprasse, perché? Perché li comprava? Il perché potrebbe essere semplicemente a fini di masturbazione, per esempio, oppure a fini di una ritualità magica che noi, io non riesco a capire, però effettivamente c'è, poi soprattutto in quegli anni c'erano, diciamo, la magia popolare, diciamo, che poteva essere anche richiesto magari una parte anatomica, perché no? Un gruppo di satanisti, non lo so, Pasquale, sono tutte ipotesi, non ti so rispondere a questa domanda, sinceramente. Quello che posso dire è che secondo me Pacciani c'entra con tutte e due le scarpe e ci sono molte analogie col delitto del 51, è per questo che poi fondamentalmente lo credo. Poi ci sono tutta una serie di elementi che vengono fuori nel processo e va bene, sono una montagna, elencarteli tutti io non sono in grado perché non me li sono scritti, però se mi chiedi che ne so, i più importanti nel suo processo sicuramente per quanto riguarda lo Schizenbrunnen, il proiettile
Per quanto mi riguarda è molto... il portasapone addirittura, cioè, quelle sarebbero le prove, no, della quelli sarebbero gli indizi, sì, gli indizi a carico di Pacelli. Per me un episodio veramente importante che viene fuori anche al processo Pacciani, o meglio solo al processo Pacciani, è la questione dell'alibi che presenta, che precostituisce già nell'85 la questione di Fantoni, del meccanico, non so se ti ricordi. Come no. Alberto, ma per te la pistola spara dall'inizio alla fine, quindi, di tutti gli omicidi, no? La pistola credo che sia la stessa. La mano, ripeto, ho dei dubbi, ecco. Cioè nel 68 è la stessa pistola. Su questo magari finalmente posso andare d'accordo anche con Mencaccini. E Alberto, verosimilmente, quindi il mostro di Firenze nasce nel 51 secondo te? Per me sì, cioè no, nasce nel 25, il 7 gennaio del 25 ad Ampinana, esattamente. A 26 anni fa il primo non lo so, perché ci sono gli anni della giovinezza, sono quelli della guerra, quindi lui poi tra l'altro parrebbe che abbia partecipato alla fase finale della resistenza come partigiano, anche se poi insomma stento a crederlo, più che altro magari era più brigantaggio che altro, quindi lì può anche averne fatto di cotte di crude, non lo sapremo più, però sì, diciamo che il 51 è senz'altro suo, l'ha anche confessato, ecco, quindi su questo non c'è dubbio. La brutalità con la quale commette quel delitto mi fa pensare che effettivamente Pacciani avesse veramente le carte in regola per essere il mostro di Firenze, ecco, sicuramente questo. Non solo, ci sono diverse analogie tra quel delitto e i delitti del mostro. C'è innanzitutto l'utilizzo di un duplice strumento lesivo, sia nell'omicidio del Bonini che in quello del mostro, anche se non utilizza la pistola, e l'aggressione comunque a un uomo che stava con una donna, anche in campagna, quindi comunque un'aggressione a una coppietta. Lui spia, pedina la coppia e poi agisce. La brutalità, l'overkilling, cioè, ci sono diversi elementi che poi Perugini per quanto riguarda il discorso famoso sulla memoria muscolare dice che in sostanza l'omicidio di Jean-Michel sarebbe un omicidio in fotocopia rispetto a quello del Bonini, per esempio. Poi ci sono anche analogie, ad esempio, con la Pettini, tipo di ferite che lascia sul volto della Pettini, simili sempre a quelle di Jean-Michel. Insomma, ci sono diverse analogie, ecco. Ma secondo te nel 51 Alberto ammazza lui, è evidente, no? Con 19 coltellate, no? Sì. E poi alla fine lui cerca di far sparire il corpo. Secondo te lo fa da solo o si fa aiutare da qualcuno? No, penso che fosse da solo, sinceramente. Anche se ci sono delle testimonianze, anche il fratello del Bonini, o i fratelli, insomma, che però effettivamente riascoltando uno studioso che mi piace tanto, che è Falugiani, può anche essere che i fratelli, insomma, volessero un po' difendere la memoria del fratello morto, perché veniva quasi accusato di essere di violenza carnale, ecco, quindi che Pacciani sia intervenuto in difesa effettivamente di una ragazzina che veniva abusata, ecco, quasi invece
è anche il movente, ecco, questi lavori di Farrugiani li consiglio veramente a tutti, sono molto, molto interessanti. Poi non condivido del tutto, perché secondo me c'era anche qualcosa di premeditato, ecco, secondo me un po' l'uno e un po' l'altro, sia non, certo, non propriamente gelosia della ragazza, però. E grazie Alberto. Daniele, scusami, dimmi. Ah, boh, si sente tutto bene, vero? Sì, connessione qui da Giulia, praticamente il problema, la sua connessione che creava problemi a tutti, a quanto pare. Perché no, poi mi sembra che sia tornato, ora sembra si sia stabilizzato tutto. Allora probabilmente Giulia, non lo so, crea problemi con la connessione. La prossima volta che l'abbiamo come ospite dobbiamo migliorarla un poco, le facciamo prendere almeno le cuffie, no? E io saluto Mostronzolo Highlander, la nonna del Mostronzolo. Io lo ringrazio perché, diciamo, è l'unica trasmissione a cui lui partecipa, anche se virtualmente, no? E lui sta dicendo diverse cose. Mostronzolo, scrivici perlomeno chi è per te il mostro di Firenze a questo punto, no? Sono proprio curioso di sapere il mostro di Firenze chi è per te. Lorenzo, beh, con Lorenzo abbiamo dibattuto in lungo e in largo, quindi mi è pure difficile farti qualche domanda, però riguardo alla pistola, no? Per te, anche per te è quella che spara dall'inizio alla fine, no? Ma guarda, Pasquale, io mi affido... Lorenzo, scusami, quindi mi dici chi la deteneva, insomma, fai un poco la storia della pistola, diciamo. Chi la deteneva? Quando ti dico chi la deteneva, ti ho dato il nome del mostro di Firenze. Ma io lo so. Chi tu pensi. No, ma allora guarda, io non sono sardista come molti pensano, o per meglio dire, non sono un sardista ortodosso, nel senso che ritengo che Sei possibilista tu. Il mostro di Firenze sia un serial killer, un last mob atipico, perché ha dei caratteri atipici, unico, che fa tutti gli omicidi da 68-85, stessa pistola, stesso munizionamento. Perché sono possibilista sulla pista sarda, anche se ho molti dubbi che ci siano tutte quelle sovrastrutture che sono state ipotizzati in base agli interrogatori di mele, cioè vale a dire i soldi, le cambiali, i mozzarini e tutto quanto, ma soprattutto il fatto che penso che l'assassino della Locci sia una persona vicina alla Locci nel 68, perché ci sono due possibilità: il fatto di avere un guardone, diciamo così, mercoledì sera a luna di notte sulle rive del Vingone a Signa, che sta aspettando l'unica coppia probabilmente che quel giorno, quell'ora è motorizzata, è in giro in una situazione del genere in tutta la provincia di Firenze, ha un'estrema fortuna nel trovarlo, oppure ci troviamo di fronte a uno che ha seguito, pedinato la Locci con lo scopo preciso di ucciderla. È chiaro che una persona che riesce a fare questo è una persona che o gravita in quel gruppo di persone o comunque qualcuno di molto vicino. Quindi potrebbe essere il nostro SV, potrebbe essere anche qualcuno che non è mai venuto fuori, potrebbe essere un personaggio collaterale, ma comunque abbastanza vicino a quella cerchia che era abbastanza ristretta, per cui alla fine serial killer unico, ma è entrato nelle indagini e sarda, in un certo senso potrebbero anche coincidere. Però sostanzialmente, perché parlo di uno? Perché mi riferisco alle perizie che secondo me sono le più importanti e sono le perizie che vennero fatte dai periti dell'epoca.
soprattutto la Year De Vito del 1983. Perché la ritengo la più importante? Che quasi nessuno mai si prende la briga di leggerla, e che io invece sostengo sempre che è la prima che debba essere letta. Perché viene individuato un percorso dell'arma e del munizionamento abbastanza probabile, cioè in base alle prove balistiche di sparo che si fanno, che si fecero allora con 400 armi, che erano quelle che venivano utilizzate, provenivano dai sequestri famosi dei primi anni 80 per fare le prove, no? Vennero requisite le Beretta della provincia di Firenze e dintorni, compresa quella di Vigna, no? Tra l'altro, famoso fu l'episodio, per vedere se si riusciva a trovarne una. Comunque, furono utilizzate da Year De Vito per fare una prova statistica e verificare se si poteva risalire al modello preciso dell'arma che era quella che aveva compiuto i delitti. Allora, Year De Vito dice che con buona probabilità quella che ha più somiglianza è una serie 70 prodotta, modello 71 prodotta nel 64. Successivamente c'è il famoso ritrovamento di un lotto di Winchester serie H, anno di produzione 1966, che hanno un'ottima compatibilità con quelli del mostro di Firenze, appartengono allo stesso lotto di produzione. E il primo delitto è del 68, e in base a un calcolo probabilistico che si può fare sul munizionamento, si può determinare, secondo me, che è lo stesso da 68 ad 85. Abbiamo una cronologia che non è dimostrabile, non è certa, non è scientificamente provata in alcun modo, però riusciamo a delineare un percorso molto logico, molto lineare, che è questo: arma prodotta nel 64, munizionamento del 66, primo delitto del 68. Successivamente abbiamo due ipotesi. Una, che arma e munizionamento si emanano sempre la stessa persona. In questo caso abbiamo almeno una scatola in rame che viene usata nel 68 e nel 74, poi questa sembra terminare e il killer negli anni 80 userà la scatola a piombo. Un proiettile avanzato, probabilmente dalla prima scatola, viene messo nella seconda e lo ritroviamo a Giogoli. Quindi abbiamo una scatola a rame che sembra già aver avuto un utilizzo che non possiamo determinare, prove di tiro, altre cose, non lo so, però due delitti vengono fatti con il rame e gli altri con il piombo, ok? E qui la scatola sembra arrivare alla conclusione, perché 43 su 50, ok? Se andiamo sulla seconda ipotesi, un passaggio di mano, un killer che compra la pistola, si ritrova la pistola, la ruba, cioè sono fatte tante ipotesi, abbiamo la stessa dinamica, cioè due scatole di Winchester, anche qui rame e piombo, e anche questo nuovo possessore fa la stessa identica cosa, cioè utilizza il rame fino al 74, poi da 81 in avanti utilizza il piombo, e anche questo ha la cartuccia di avanzo che ricompare a Giogoli. Allora, io dico, è possibile che questo entra in possesso dell'arma, poi si va a procurare i proiettili, becca gli Winchester e va bene, poi anche questo va a procurarsi i proiettili di Winchester, sia rame sia piombo, e anche questo decide di utilizzare fino a 74 il rame, poi negli 80 si usa il piombo. Allora è molto più semplice e logico pensare che la pistola e il munizionamento sia facente parte di un lotto, cioè pistola e munizionamento, che è sempre stato insieme, altrimenti dovremmo pensare che quello che si trova la pistola decide di fare le stesse identiche cose, cioè materiali, utilizzo di materiali, cronologia dei delitti fatti con determinati materiali,
come il serial killer che invece fa tutto da 68-85. Sono troppe cose che si devono incastrare per rendere possibile questo scenario, e siccome io ritengo che la pistola è molto difficile che passi di mano, oltretutto con tutto il munizionamento, per avere lo stesso utilizzo, io ritengo che chi ha ucciso la Locci è il mostro di Firenze, e ha fatto tutto con pistola e munizionamento fino all'85. Ora, chi è questo serial killer non è possibile determinare. Io credo, per i motivi che ho detto prima, che sia una persona che abbia pedinato la coppia Loccilo Bianco, e per fare questo in quel determinato giorno, orario e luogo, deve essere, secondo me, una persona che gravita intorno alla sfera di amicizie, conoscenze della Barbara Locci. Non è detto che sia uno del cosiddetto clan, potrebbe essere un conoscente, un vicino di casa, un amante respinto, o qualsiasi un siciliano non è... o qualsiasi altra cosa. Ritengo che però non possa venire da chissà dove, perché per decidere quella sera di pedinare a Locci è chiaro che devi avere ben devi conoscere, devi sapere, di avere il controllo di una situazione, cioè sapere che quella sera Locci uscirà con Lo Bianco, andrà al cinema, e ci sarà la possibilità di seguirla per ucciderla dopo l'uscita del cinema con il Lo Bianco. Ora, questa vicenda, noi sappiamo che ci sono le dichiarazioni del Mele, e le dichiarazioni del Mele ci mettono di fronte a un ginepraio da cui è difficile uscire, perché lui ha rilasciato una dichiarazione dietro l'altra, poi sempre contraddicendosi e smentendo quella precedente, in un periodo che va dal 68, dal suo immediato arresto, fino al suo processo, e poi di lì dall'82-85, quando Rotella se lo va a riprendere per interrogarlo e per farsi dire chi era il complice del 68. Ora, come giudicare queste dichiarazioni di Mele, di cui troviamo uno splendido riassunto nel libro di Zanetti, che io trovo uno dei migliori libri mai fatti sul mostro di Firenze, però al tempo stesso il libro che mi fa venire l'emicrania, e dopo 20 pagine ad ascoltare Mele, francamente mi viene ho bisogno di 4 moment 500 perché non ce la faccio, scusa la battuta, però certo. È così, perché ci sono due grossi problemi sulle dichiarazioni di Mele, sulle testimonianze di Mele. Uno è che i verbali di Mele sono in realtà dei riassunti in cui in poche righe si riassume una situazione che è più o meno questa: interrogatorio che dura tante ore, e non possiamo conoscere le dinamiche di questi interrogatori, le situazioni, le domande che sono state fatte, poste, quello che gli inquirenti potevano venire man mano a conoscere e che poteva influenzare l'interrogatorio. Però alla fine ci ritroviamo questi sunti di poche righe in cui si conclude: Mele ha detto questo, poi viene contraddetto nel verbale successivo, e soprattutto da parte mia è difficile capire quanto abbia detto Mele e quanto in realtà abbiano detto gli inquirenti. Non so se mi sono spiegato, se vuoi, Pasquale, te lo spiego meglio. Perché... No, Lorenzo, andiamo avanti, perché tu sei sempre esaustivo. Io so a memoria tutto quello che tu pensi della pistola e di tutto il resto. Facciamo parlare pure Alberto. Io voglio salutare un attimo Alberto Iuri Pilli, che è un amico tuo, è un sardo. No, perché come ho sentito Pili, a me subito la mia immaginazione è andata subito da Antonio Pili, no? Ci siamo, non è che sia un parente. Scusi. Non è che sia un parente di Antonio Pili, perciò dicevo. Pili ce ne sono tanti in Sardegna. Pili, moltissimi. Certo.
Non penso, può essere, però non credo. Giovanni Capecchi dice: se c'è problema intervengo io. Ma Giovanni, non ti preoccupare, Alberto sta benissimo come sta. Enzo Paternuostro dice: per me il mostro è FVI, probabilmente Francesco Vinci. Enzo, non può essere Francesco Vinci, perché in alcuni frangenti degli omicidi era in carcere, no? Quindi non può essere il mostronzolo. Il mostronzolo, il mio amico mostronzolo del Vomero, no? Che si è sbottonato. Lui dice: beh, un'ottima, diciamo, disamina di quello che pensa lui. Lui dice che l'assassino per lui è unico, mai sfiorato dalle indagini, probabilmente con appoggio istituzionale indiretto, che vuol dire che utilizzava la sua posizione, no, professionale, di amicizia familiare o altro, per organizzare i suoi crimini con relativa sicurezza, non che avesse complici. E tu, Francesco, scusa Alberto, tu che pensi di quello che dice il mostronzolo adesso? Potrebbe essere, questa è una teoria che fa sua, diverse persone fanno sua. Lo dovrei rileggere, l'ho perso. Cioè lui dice che tra l'altro è una teoria abbastanza lineare, diciamo così. Lui non trova sotterfugi. Serial killer unicista? Lui dice cosa ne pensi, al di là di Pacciani e compagnia bella, no? Cosa ne pensi di quello che dice pure il mostronzolo, come tanti lo pensano questo? Cioè lui dice: è per l'assassino unico, però mai sfiorato dalle indagini, e probabilmente con un appoggio istituzionale indiretto, cioè quindi che ti devo dire? Vuol dire che utilizzava la sua posizione professionale, cioè diciamo agli antipodi di quello che pensi tu, giustamente. Ma stronzolo, senza offesa, ma ognuno ha i suoi problemi, pensa a quello che vuoi, che te devo dire? No, io no, per me, ma allora è normale pensare che, allora, io sono stato unicista, sono stato sardista, e quando scopri il caso, lo studi, è normale, all'inizio ti fai un'idea, poi pensi anche, perché no, ai sardi, poi ascolti bene i processi, e io per questo è stato il mio percorso, poi non devo convincere nessuno delle mie idee, ci mancherebbe. Per me no, non mi convince per niente, ci sono diverse cose che mi fanno pensare che fossero degli omicidi di gruppo, ad esempio Scopeti e la fuga di Jean-Michel, che non scappa verso la strada, ma scappa verso il bosco. Ecco, quello non mi convince per niente. Che se fosse stato un killer unico, secondo me, sarebbe andato in un modo diverso. Ecco, questo per esempio, ho fatto solo un esempio. E poi certo. Ci sono queste, ovviamente, le mie idee, ormai qualcuno le conosce a memoria, Vicchio, Vanni, eccetera. Per me è così, è la verità è quella che è venuta fuori, parziale, okay. Perché comunque. Tu, Alberto, tu diciamo che cioè da quando studi questo caso, diciamo, hai visto tutte le situazioni a 360 gradi, tu sei arrivato a questa soluzione che per te è definitiva, tu non ti sposterai mai più da quello che stai pensando adesso, giusto? Beh, Pasquale, se tu domani mi fai avere un video dove si vede, che ne so, non facciamo nomi, va, facciamo le iniziali, FV che spara di sicuro non a Giogoli, ma a Baccagliani, dico, allora forse mi sto sbagliando, ecco, però non credo che uscirà mai, ecco, non ci saranno mai, ecco, la prova inconfutabile che siano stati i compagni di merenda, i sardi o chiunque altro, non c'è, se no non saremmo qui a parlarne, ovviamente. Per me è al 100% Pacciani e soci, però ripeto, ci arrivi, io ci sono arrivato ascoltando soprattutto i processi, facendo, certo. Mettendo insieme tutta una serie di elementi, quelli più importanti, ma anche
ce ne sono anche tanti che sembrano non importanti e che però convergono tutti nella stessa direzione. Questo è il mio pensiero, ovviamente. Certo, certo. Stasera prendiamo qualche notizia dalla chat. Allora, Francesco Careddu ci fa fare una risata e lui dice: pieno di pilu in Sardegna. Pieno di pilu. Iuri dice: no, io sono parente di Mauro Pili, il Putin sardo. Tu lo sai, io non. Ah, non lo sapevo, Iuri, non lo sapevo. Sì, Mauro Pili è stato il nostro presidente della regione nei primi anni 2000, era legato a Berlusconi, poi si è indipendizzato, come si dice. Si è fatto un partito per conto. Certo. E Joson 78, che non ho mai capito, Joson, tu cambi sempre nickname. Lui dice un'altra sfida ad Alberto, la sfida a Lorenzo. Lui dice: ma quindi i sardisti esistono ancora? Pensavo fossero estinti dall'89. Cioè, quando Rotella alza le mani e oh no, dice è finita, e quindi scompaiono tutti. E no, invece Joson, come vedi, insomma, di sardisti ce ne sono più di quello che pensi. Ma guarda, Pasquale, non è abbastanza, estingue, è pure abbastanza convinto. Non si estingue mai nessuno, perché io studio questa cosa da 20 anni. E ti posso dire che ho incontrato 100 persone, che ti posso dire 20 sardisti, 30 unicisti, 30 colpevoli, eccetera, eccetera. Ti dico che dopo 20 anni più o meno le percentuali rimangono quelle, nel senso che è molto difficile che i cosiddetti mostrologi nel tempo possano cambiare idea su questa vicenda. Io almeno il 99% di quelli che ho conosciuto, quello in cui credevano, lì sono rimasti, quindi non si estingue nessuno, quelli rimangono, secondo quelli erano, quelli rimangono, secondo me, non so se tu hai avuto poi la stessa impressione. Poi, certo, Lorenzo, poi Alberto, no, poi noi parliamo sempre di questa vicenda, no, e alla fine ci sono, quante sono, 30, 40, 50 teorie, no? E dobbiamo pensare che alla fine una sola sarà quella valida, no? E difficilmente lo sapremo poi alla fine, proprio, no? Perché ormai secondo me lo diceva pure Cappelletti, Pasquale, lo diceva pure, scusa Lorenzo, lo diceva pure Cappelletti, se non vediamo la pistola fumante e i fetici, insomma, possiamo fare tutte le suggestioni possibili e immaginabili. Anche perché, Alberto, se domani mattina viene qualcuno a dirti, no, un ottantenne, sono io il mostro di Firenze, no, e non puoi neanche crederlo, perché se non ci porta prove non possiamo, assolutamente non gli crederei sulla parola, sicuramente, a questo ottantenne. Certo, Alberto, ma è Pacciani che manda la lettera con lembo di seno? Per me sì, è proprio Pacciani. No, perché in tanti dicono, siccome doveva essere abbastanza intelligente da poter mandare una lettera in questo modo, tu invece sei convinto che l'ha scritta lui? Per me sì, ma Pacciani era tutt'altro che deficiente, era un uomo intelligente. Pacciani era un uomo che aveva una manualità che noi ci sogniamo, almeno io mi sogno. Era un uomo che faceva dei lavoretti puliti. E poi soprattutto, per quanto mi riguarda, a parte che scriveva Repubblica con una B, ci sono però queste cose che sulle quali mi sono soffermato. Lui scrive, il mostro scrive dot e Pasquale. Pacciani scrive alla SIG della caccia e pesca, non alla SIG.ra. No, il mostro non mette dot.ssa, per esempio. Alberto, scusami. Gli trovano diversi numeri di gente, per esempio.
Boh, perché no? Perché non potrebbe averlo fatto Pacciani? Cioè, io sarei in grado, credo, di fare quella lettera. Perché non Pacciani? Alberto, dicevo, tra l'altro è stata fatta mesi prima, giusto? Era già stata confezionata. Secondo me sì. Secondo me ci vuole del tempo. Secondo me è stata preparata, sì, non in 448 sicuramente, e poi c'è il fatto che il mostro, chiunque esso sia, esso fosse, abbia utilizzato due tipi di colla, mi fa pensare che, allora, lui utilizza un tipo di colla per attaccare le lettere e il francobollo, giusto? Sì, mi pare che la stessa colla per attaccare sia le lettere che il francobollo, e un'altra colla per chiudere la confezione nella quale mette il lembo di seno, e la stessa colla per chiudere proprio la busta. Questo lo dice ogni bene stesso, ecco, è un elemento che a me fa pensare assolutamente che la lettera sia stata fatta in, diciamo, non so, qualche giorno prima, qualche mese prima, insomma, no, anche maggio-giugno, anche maggio-giugno. Ce l'aveva pronta. Alberto, perché la manda a San Piero a Siena? Perché lui vive a San Casciano, quindi deve dissimulare. Io non so se la imbuchi Pacciani proprio fisicamente, questo non lo so, però secondo me la... Ma diciamo che nel gruppo avevamo un postino, per cui sarebbe stato più facile. Tra l'altro, però magari potrebbe avergli dato delle dritte, nel senso il servizio, guarda, dal sabato non ritirano più, ritirano di nuovo il lunedì mattina, quindi abbiamo questo intervallo di tempo, sì, può essere, assolutamente. Lorenzo, Ettore, stasera usiamo pure il social qua, la chat. Lorenzo, Ettore, che salutiamo, ti chiede: tu per sardista intendi un omicidio unico, un omicida unico, uno vicino a loro o un gruppo? Domanda allora, interessante. Non so se per sardisti intenda coloro che seguono e che studiano, che ritengono la pista sarda come plausibile. I sardisti sono quelli che credono alla pista sarda. Se parliamo di pista sarda, la pista sarda ha avuto varie interpretazioni, perché i personaggi che gravitano che fanno parte del cosiddetto gruppo, clan, chiamatelo come volete, però ci siamo capiti, sono dei personaggi particolari le cui dinamiche che muovono le loro relazioni sono del tutto particolari, quindi più volte si è parlato di Carlo che ruba l'arma al padre per poi diventare lui il mostro di Firenze. Questa è la teoria a spezzi, molto simile a quella di Cannella, anche se ci sono delle differenze. Io ritengo che tutte queste dinamiche con gli scagionatori, i collaboratori, i furti siano molto più complicate. Per quello che dicevo prima, credo che sia un serial killer unico, e anche all'interno della pista sarda, se è valida, parliamo sempre di un serial killer unico, e credo che maniacale sia anche il dritto del 68, con molta probabilità, chiaramente l'ho detto prima, lì entriamo nel ginepraio delle testimonianze, dichiarazioni di Mele, però sono più propenso a pensare che sia maniacale pure quello, perché sì, sono convinto che c'è questa possibilità, cioè che sia Mele a creare tutte queste sovrastrutture che stanno sopra quel delitto per cui viene ritenuto passionale, e solita interpretazione dei soldi, dei cambiali, i mozzarini, tutto quello che ne è conseguito, ma alla fine potrebbe essere un unico killer anche sardo, anche di quel gruppo, senza l'accompagnamento del bambino e senza la presenza di Mele, anche per quanto riguarda la pista sarda. Alberto, perché smette? Vedi, noi facciamo domande semplici perché secondo me sono le più interessanti.
Perché questa, mette, secondo te? Questa è proprio semplice semplice per quanto mi riguarda. Perché smette perché il 19 settembre dell'85 riceve la visita dei carabinieri che gli perquisiscono la casa, e tra l'altro gli perquisiscono solo casa di Piazza del Popolo, non gli perquisiscono casa di Via Sonnino, dove poi verrà sequestrato, dove verrà trovato il proiettile, per intenderci, e non solo ovviamente il proiettile. Quindi per me lui si impaurisce, poi vabbè, va anche in carcere, quindi se anche avesse avuto intenzione comunque di continuare qualche anno dopo, era impossibilitato dal fatto che il 30 maggio dell'87 viene messo in carcere per la questione delle violenze carnali alle figlie. E quindi, come diciamo noi in Sardegna, a marolla, cioè vuol dire per forza. E riguardo alle vittime, secondo te erano casuali? Secondo me sì, erano casuali, nel senso che probabilmente diciamo che loro o lui o loro frequentavano le piazzole nelle quali quelle coppie andavano, e non erano le uniche a frequentare quelle piazzole, tra l'altro le coppie. Può anche essere, e lo è, cioè io sono convinto che poi qualche ragazza, o non solo qualche ragazza, magari anche qualche ragazzo sia stato anche seguito, io penso sicuramente Pia Rontini, per la dichiarazione, le dichiarazioni di Poggiali, che fosse stata pedinata per poche settimane, pochi giorni. Però sì, io penso che fossero pedinate, forse anche la Pettini, ecco. Però per rispondere alla tua domanda, sì, secondo me tutto sommato sono casuali le coppie uccise. Poi, cioè casuali nel senso che le tengono d'occhio per più tempo, però non è che a priori decidono quella sarà la prossima coppia da uccidere, ecco. Questo è quello che penso io. Senti, alla fine fu indagato pure il Facci, no? Sì. Che idea ti sei fatto tu del Facci? Facci è un personaggio diciamo abbastanza equivoco, controverso, insomma, un po' anche losco, ecco, perché secondo me la verità non la dice senz'altro al processo Pacciani, ecco, sul grado di amicizia o di conoscenza che avevano, mente. Ci sono delle persone che lo, cioè sono quattro testimonianze che lo collocano o a San Casciano o in via Chiantigiana, alla Sambuca, e lui nega, è famoso, no, quel negare di Faggi, ecco. Insomma, un personaggio che forse non c'entrava niente col mostro, che però era reticente, come reticente Mario Vanni, Gino Bruni e altri del processo Pacciani, e tanti altri, ecco. Lorenzo, andando all'84 al Viggio, mi sono ricordato della telefonata del Farini, ti ricordi quella delle 4:28, no? Abbiamo parlato miliardi di volte, sicuro. Miliardi di volte. E chiedeva ad Alberto: Alberto, è sempre il Pacciani che telefona? No, non è Pacciani che telefona, secondo me quello... Chi è? Proprio quella telefonata per me non c'entra niente il mostro, questo è il mio pensiero, è uno scherzo telefonico che è proprio una coincidenza, che per coincidenza avviene quella sera, perché se fosse stato il mostro io penso che avrebbe telefonato un po' prima delle 4, avete detto 4:28, giusto? Ricordo bene anch'io. Sì. Ecco, secondo me quella è una telefonata non del mostro. Per Lorenzo invece del mostro, vero Lorenzo? Beh, allora, parliamo di una telefonata rimasta anonima e va nell'elenco di tutte le telefonate che negli anni si sono susseguite, sono tantissime. Questa è sospetta perché
arriva in un orario particolare e a quell'orario veramente è difficile pensare a un buon tempone o qualcosa di questo genere che decide di spedire certo. i carabinieri in quella particolare zona. Potrebbe essere del mostro di Firenze, sicuramente sì, tra tutte quelle che sono state messe al vaglio è sicuramente una delle più probabili. E ripeto, siamo di fronte a due possibilità: uno che decide di fare uno scherzo di quel genere, e sarebbe una casualità un po' strana quell'orario, no? Oppure certo. un killer che ha un'altra finalità, e qui abbiamo valutato molto spesso quelle due o tre ipotesi. Secondo me potrebbe essere, e lo è con una buona probabilità, diciamo almeno un 80%. Certo, noi ne abbiamo parlato tanto pure di questo qua, e ogni volta io mi faccio sempre la stessa domanda, cioè se tu colpisci intorno alle 22 più o meno a Bicchio, no? 21:45, no? Quindi stiamo parlando di 6 ore di differenza tra la telefonata e tra l'omicidio e la telefonata. Cioè passano 6 ore, per cui chi colpisce, no, dovrebbe stare a casa da tempo, no? Ammettiamo che arrivi a mezzanotte, perché ha la necessità di fare questa telefonata, capito? Ma allora, il problema di questa telefonata è che tendono un po' tutti a piegare i fatti alla propria teoria, no? Quindi viene sempre fatta una valutazione in base poi a quello che si crede essere il mostro di Firenze. Quindi pista sarda, tu sai benissimo che la teoria è questa: una volta compiuto il delitto e avendo la sicurezza di essere tornato a casa, aver nascosto l'arma, i fetici, essere in una condizione di sicurezza, si spedisce gli inquirenti sul luogo del delitto, e in questo modo, se avvenisse una perquisizione, si ha la possibilità di uscirne puliti, che è un piano piuttosto ingegnoso, un po' filmesco. Oppure la teoria del killer unico mentato in indagine, non della pista sarda, è quello di magari avere la necessità di uscire dalla zona indenne, quindi spedire più macchine possibile della polizia fuori, magari dalla strada, dal percorso che si fa per uscire dalla zona in cui è avvenuto il delitto. Quindi io esco da una parte e spedisco gli inquirenti dall'altra, che anche questa è abbastanza ingegnosa. Oppure ci troviamo di fronte a, che ti devo dire, buon tempone di che alle 4:28 della mattina decide di fare uno scherzo che non avrebbe nessun senso particolare, se non quello di dire: mi alzo in piena notte e faccio uno scherzo ai carabinieri, oltretutto col Farini, che era il nome di un noto personaggio di un fumetto, che un libro, non ricordo bene cosa, che no, fumetto. C'è un fumetto in quel momento riproduceva Iacola, produceva sì, ma è lo stesso fumetto che fu trovato a casa di Salvatore Vinci, sì, casualmente. Sì. Sì, mi hai trovato un fumetto di questo tempo, non mi ricordo il numero, credo che fosse... numero, cioè, guarda, lo so perché l'ho comprato, è del 1976 e mi pare che sia il 198, guarda. Potrei sbagliarmi. Esatto. Però certamente, se riteniamo... ci sono molte coincidenze, diciamo. Se riteniamo giusta la teoria dei compagni di Mende, sicuramente questa telefonata è difficile attribuirla a Pacciani o qualche compagno, perché non se ne capirebbe veramente il senso. Poi ovviamente entrare nella mente di un killer di questo tipo, anche di un gruppo di killer di questo genere, è sempre molto difficile, però le interpretazioni sono queste, e sostanzialmente ognuno ne dà l'interpretazione che più
ci confà con la propria idea, certo, del mostro di Firenze. Alberto, in che giorno configuri l'omicidio di Scopeti tu? Per me è domenica 8 settembre, tra le 11 e mezzanotte più o meno. Quindi la pensi quasi come Enrico, no? Quasi come Enrico Manieri. No, Enrico credo che l'ha dati alla domenica mattina, alle prime luci del mattino della domenica, quindi nella notte tra il sabato e la domenica, però sempre domenica, però no, io molto ricordavo tra la domenica e il lunedì all'alba, mi dico, quindi sbaglio sicuramente. Tu addirittura credi la domenica? Sì, sì. No, beh, io non è che credo, cioè sì, io credo la domenica, ma... Aspetta, scusami Alberto, la domenica tu intendi tra il sabato e la domenica, intendi? No, intendo... Prime luci intendo... Dalla domenica al lunedì? Sì, io addirittura dico che potrebbe addirittura essere dei primi minuti del lunedì, cioè subito dopo la mezzanotte, ecco. No. Però così, diciamo, lo sai che così scateni una rissa, perché i corpi, non erano in condizioni, diciamo, ottimali dopo 10 ore, no? Dovevano essere più fresche. Quale, caro? Io nella vita mi affido alle persone competenti. Maurri era un luminare della materia. Se Maurri dice domenica, io non ti dico è sicuramente domenica, anche perché Maurri stesso a dire che potrebbe essere il sabato, è lo stesso Maurri. Però solo per il fatto che Maurri, facendo l'autopsia, abbia detto domenica, quella è un'opzione assolutamente valida, non c'è niente da fare. È inutile che mi si venga a dire che è impossibile. Non è così, non è mai stato provato che è stato provato, ma non è così. Io sono pro domenica lo dico sempre un po' come provocazione, però intanto il fatto che Pacciani, guarda caso, si fosse precostituito l'alibi proprio per la domenica mi fa pensare proprio che l'omicidio sia di quella sera, ecco. Schwarz Morgan, ciao. Il fumetto è attualità gialla, l'assassino, sì, del bisturi, 1 gennaio 82. Ah, allora, però c'ho anche quello, invece no, lo Iacula è quello che anticipa forse le... Li ho entrambi, quindi li ho confusi, sia attualità gialla, ma li ho trovati tra l'altro a 2 lire, ne approfitto anche adesso, se volete contattatemi, ve li vendo a peso d'oro, perché sono introvabili, o sia attualità gialla, due che Iacula del 76, no, adesso ho fatto una... Ho confuso un po' le cose, perché non li ho comprati solo perché cioè non li ho neanche letti, a dirvi la verità. Alberto, io ti ringrazierò una volta, ma 10 volte, perché comunque tu sei venuto da me, rispondi a tutte le domande, diciamo, senza problemi. Ma bisogna rispettare Alberto, come tutti quelli che ho avuto con me, perché alla fine ognuno esprime una teoria e deve essere rispettato per quello che dice. Poi se tutti gli altri o no dicono non è possibile quello e quell'altro, poi a Lorenzo in tanti ridono, no, però vorrei capire, no, quelli che ridono, no, che teorie hanno loro, che alla fine comunque sono sempre teorie. E però dopo leggo un attimo una cosa di Ettore qui. Però c'è quel punto, grosso punto interrogativo, Alberto, che se tu dici tra la domenica e lunedì, praticamente loro il venerdì arrivano e, diciamo, si appostano, però dopo, vedi, del sabato e della domenica non abbiamo né prove né scontrini, non abbiamo niente di queste due persone, capito? Cioè sarebbero svanite proprio nel nulla, capito? Come lo spieghi tu questo? Stai chiedendo a me o a Lorenzo, scusami Pasquale? A te sto chiedendo. Allora, io... Dunque... Perché tu se dici tra domenica e lunedì è chiaro che devi pure pensare, ma questi sì, sabato sì. È la stessa, no, prima domenica di tutto, non hanno... Prima di tutto la data... Non abbiamo niente. Il dubbio degli inquirenti era tra il sabato e la domenica, il venerdì aveva veramente delle possibilità residue, nonostante queste cose che dici.
Ho letto poco fa il messaggio di Simona, non è vero che Nadine doveva accompagnare le figlie a scuola, nel senso che non è... Sì, Alberto, sì, scusami, sì, leggi pure tu le chat. Sì, no, no, dico, non è provato, è una supposizione che fa la sorella di Jean-Michel, non era... Cioè Nadine non aveva detto torno lunedì, ecco, questo non è un dato di perché fatto, perché doveva cominciare la scuola, è una supposizione che fa la sorella. Queste sono cose che non è che mi invento, sono requisitoria di replica di Canessa, riascoltata dal processo Pacciani, lo spiega molto bene, sono Fioravanti e Bevacqua che parlano di questo, dicono la sorella della ragazza appunto dice queste cose, invece era la presunzione della sorella di Jean-Michel, quindi non è un dato storico che dovesse tornare il lunedì, ecco, assolutamente. È vero che le telefonate si interrompono il venerdì, è vero che non trovano più scontrini, ma è anche vero, per esempio, io dico ragazzi, però non trovano neanche le lire italiane ai francesi. Può anche essere che gli scontrini mancanti magari erano in un borsello con le lire italiane e sono spariti, può essere tutto, capito? Certo, certo. Senti, torniamo un passo indietro, voglio andare un attimo a Baccaiano, no? E le parole dell'Otti che dicono che parcheggiò sulla strada, no? Baccaiano. Sì. Però diciamo, noi non abbiamo, ma abbiamo un via vai, andate e ritorno, insomma, tanti personaggi, però non abbiamo macchine parcheggiate viste da qualcuno, però, capito? Quindi Lotti mente o tu lo credi possibile questo? Secondo me su Baccaiano non mente Lotti, me la sono spiegata, cioè per me lui mente a Giogoli, non a Baccaiano. Baccaiano secondo me è credibile, questo non vuol dire che voi ci dobbiate credere ovviamente, però quello che poi è anche una cosa che volevo ricordarmi prima a quello che diceva in apertura Lorenzo. Sì. La questione del palo, cioè il palo non doveva mandare via le macchine, cioè doveva scoraggiare l'ingresso delle macchine nelle piazzole, mentre a Baccaiano, come sapete, è sulla strada. Lui dice di fermarsi poco prima, mentre Pacciani e Vanni avevano continuato e si sono parcheggiati dall'altra parte della strada. Lui sostanzialmente dice che si ferma, io tutto sommato non la vedo una cosa così scandalosa, nel senso che lui funge sia da palo, più che altro da scoraggiatore di nuove coppiette, di gente, e soprattutto lui, secondo me, attira l'attenzione dei ragazzi che magari in quel momento si stanno rivestendo, vedono quest'uomo lontano, non sono preoccupati, e nel mentre da dietro la siepe sbuca Pacciani con la pistola e Vanni col coltello, che però non utilizzerà, ecco. Oppure Pacciani sempre con pistola e coltello, questo non lo so se Vanni avesse effettivamente il coltello come dice Lotti, però io sulla dinamica di Baccaiano non la vedo una cosa così impossibile come la maggior parte degli appassionati vede, ecco. Sì, ma tu sei, una mia curiosità, si è dibattuto tanto, tu sei per il mostro alla guida? No, manco per niente, io sono per la versione ufficiale. Sono per... Per cui loro stavano dietro. Fondamentalmente la posizione la descrive perfettamente Di Lorenzo, che è il gestore del ristorante da cui chiamano Marini e Bartalesi, l'ambulanza della Croce d'Oro. In sostanza Paolo Mainardi era davanti, col corpo davanti, o meglio col bacino poggiato nel sedile davanti, e il corpo nell'intercapedine tra i due sedili, e la testa poggiata a fianco ad Antonella, ecco.
Per me è quella, proprio fotografata benissimo dal verbale di Lorenzo, la posizione in cui era Mainardi. No, perché si dice pure riguardo sempre a Nadine che il sabato mattina doveva stare a Bologna, no? A fare, diciamo, da quella fiera delle scarpe, non ci arrivano, non ci sono mai stati. Infatti, il Biancalani fu interrogato per questo. Questo è un argomento non chiaro purtroppo per nessuno, sono delle ipotesi, non lo sappiamo, è improbabile che siano andati a Bologna perché il tragitto suggerirebbe, cioè, insomma, da dove erano a Tirrenia, prima, cioè, passano a Forte dei Marmi, adesso non lo ricordo qui il tragitto, però anche secondo me non arrivano a Bologna, ecco. Però può anche essere che invece che ci siano andati o che ci volessero andare, il lunedì non credo, dovevano tornare, non lo so, Pasquale, non so dirti niente di, certo, di Bologna. Prima mi hai fatto i complimenti, adesso non ti so rispondere a questa domanda. No, che significa, devi complimenti, ma i complimenti restano sempre, te li faccio sempre. Lorenzo, quindi noi non abbiamo l'accesso agli atti. Le 17 diapositive si sono perse, no? No, allora aspetta, Pasquale. Ecco, io non, perciò... non si trovano, non vuol dire che si sono perse. Quindi dove stanno? È una cosa diversa. Sono state date delle disposizioni nel preciso affinché si faccia una ricerca e vengano ritrovate. Quindi... purtroppo è una cosa incresciosa che è accaduta, anche se io credo che magari quelle 17 diapositive non nascondano chissà che, non contengano elementi particolari di particolare genere. Ovviamente aspettiamo, può darsi pure che rispuntino fuori, credo che sia prematuro dire che si sono perse. Sicuramente non si trovano per ora, no? Però ma io Lorenzo, io credo che se fossero stati interessanti, penso che loro le hanno visionate, no? Anche il Biancalani furono al Biancalani furono mostrate per quindi no, se c'era qualcosa di interessante, sì, secondo me sarebbe già uscito. Per logica dobbiamo ritenere che non contengano particolari importanti, che siano delle foto semplicemente normali. Della torre di Pisa o no? Del mare di Viareggio. Che si fanno il giro dell'Italia come si stavano facendo loro. Sicuramente non hanno fotografato il mostro, Lorenzo, no? No, ma allora, quello che può essere interessante, se c'è una fotografia della tenda in cui si può vedere magari il famoso taglio, perché c'è la discussione che magari il taglio poteva essere antecedente al delitto, poteva trovarsi lì, però lo ritengo qualcosa di estremamente difficile, anche perché in quel caso avresti una foto piuttosto... sgranata o da lontano con un'inquadratura che non ti dà la certezza, e anche se saltasse fuori ipotesi che ho fatto prima, magari si aprirebbe la discussione tra i mostrologi, no? Magari sul righino, che viene inteso come un taglio o qualcosa di simile, ma la ritengo un'ipotesi molto, molto improbabile. Ciò detto, il fatto che questi reperti non si ritrovano è sicuramente qualcosa di increscioso, che non va assolutamente bene e che non deve, non può accadere. Quindi aspettiamo che da questa ricerca sia possibile recuperarle, perché sono dei reperti che comunque appartenuti a delle vittime di un duplice omicidio, quindi si devono trovare, non si può arrivare al punto, certo, che qualsiasi tipo di reperto vada presumibilmente perduto, presumibilmente dico perché ancora non c'è la certezza che
che siano perse, come è stato detto. Sì, Alberto, tra l'altro tu siccome hai detto che agivano in gruppo, no? Ma sia la pistola e coltello, tu dici che in alcuni omicidi se li scambiavano pure o era sempre Pacciani a sparare? Allora, bella domanda. È molto probabile che, allora, secondo la mia, questa è una mia, cioè, sempre secondo quello che pensi tu. Io penso che a Giogoli Lotti abbia sparato tutti i colpi e poi abbia volesse, diciamo, nascondere le proprie responsabilità. Questo è il mio pensiero. Su Vanni non so dirti se, che ne so, a Mosciano o a Travalle, per esempio, non ti so rispondere, però è possibile che insomma che si scambia, che ci fosse anche forse una sorta di rito di iniziazione, magari, ecco, questo sì, oppure semplicemente allo scopo di ricattare, che ne so, se tu fai sparare Lotti, poi sei convinto che Lotti non parlerà mai perché deve andare in galera, no? Anche se accusa te, poi parlerà, però non lo potevi immaginare. Non è che poi parlerà di punto in bianco, viene tirato dentro dalle dichiarazioni di Pucci. Ok, certo. Salutiamo, ciao Luciano Cicolini, ciao, ti salutiamo. Pasquale, scusa, vi lascio 3 minuti. Vai, tranquillo. Abbiate pazienza. Vai, non ti preoccupare. Vai, tranquillo. Ok, Lorenzo, ma ritornando a Lotti, no, ma tu credi veramente che Lotti avesse queste capacità balistiche da girare attorno? Ma allora, te l'ho detto prima e nel corso della puntata, Lotti entra come palo, perché bisogna trovargli un ruolo. Cioè, non basta... No, perché Lorenzo, scusami, perché c'è Antonio, il nostro amico Antonio Segnini, è straconvintissimo, tra l'altro è una persona molto intelligente, quindi sì, ma diciamo... Pasquale, non è una questione di intelligenza o di stupidità, perché sono abbastanza sicuro che la maggior parte dei mostrologi sia intelligente. Ora qualcuno riderà, però io ho conosciuto molte persone, certo, intelligenti, quindi non è una questione di dire... Come no, come no? Ci mancherebbe, voglio dire, ci mancherebbe altro, è più che altro una per arrivare a quelle conclusioni, quelle è più che altro una questione di fede, quasi religiosa, nel senso che la mostrologia funziona così: quando si comincia a seguire una teoria, si comincia ad avere anche della gente che ti segue, quindi tu dici delle cose e hai degli aficionados, come si suol dire, che seguono quello che scrivi, che seguono quello che fai, eccetera eccetera. Quando vai su questa strada, poi devi andare avanti necessariamente, perché non puoi tornare indietro, non puoi dire per 10 anni ho parlato, perché non saresti più credibile. Ci sei, Pasquale? Certo. Sì, per un attimo è scomparso. Siamo spariti un attimo. Quindi, ma non è per parlare di Segnini, ma un po' di tutti i mostrologi. Cioè, una volta che si è presa una via, con ogni probabilità si terrà fino alla fine, no? Perché ormai sei conosciuto con quella teoria, e la gente che ti segue perché crede in quello che dici. E sostanzialmente è molto difficile che arriverà un giorno che qualcuno dica: no, ma io per 15 anni ho parlato di questo e adesso ho cambiato idea. Almeno che io sappia, non è mai accaduto. Ok, per quanto riguarda Lotti viene fuori nel momento in cui c'è bisogno di un testimone oculare, perché non ci sono le prove per inchiodare Pacciani, e quindi Lotti è il testimone oculare, quello che dice di aver assistito al delitto di Scopeti. Poi si scoprirà che ha fatto pure quello di Vicchio, e poi si scoprirà che ha fatto Giogoli e Baccaiano, e qui ci fermiamo. Solo che viene fuori il problema dell'altezza di Pacciani, cioè si dice
che c'è uno studio di De Fazio, effettivamente c'è. E non che... solo di Pacciani, però, si guarda l'altezza. Sì, no, ma per carità, allora Pasquale, io ho sempre detto, anche procurandomi le critiche degli amici, colleghi sardisti, semi-colleghi, perché io non sono sardista ortodosso, che non c'è nessuna certezza per quanto riguarda l'altezza dello sparatore di Giogoli, però c'è la probabilità che lo sparatore sia alto, e c'è anche la probabilità che la valutazione che fece De Fazio nell'83 sia corretta, cioè quella di uno sparatore di 1,80 m e 1,83 m. In questo caso è chiaro che parliamo di un elemento di contrarietà per quanto riguarda Salvatore Vinci e anche FV, ma FV lo escludiamo perché era in galera, no? Quindi parliamo sostanzialmente di SV. È un elemento di contrarietà, come ce ne sono altri. Chiaro, non è una certezza, però non bisogna avere il prosciutto negli occhi per dire no, adesso cambio il carte in tavola e rifaccio i conti. Per quanto riguarda la storia di Giogoli, nasce da quella necessità, cioè quella di avere uno sparatore alto. Tra l'altro De Fazio va pure in tribunale, in un'udienza famosa, dicendo che all'epoca aveva fatto quella valutazione non conoscendo il fatto che c'era il materassino, e quindi praticamente sì, feci quello studio, però non sapevo del materassino, quindi un po' alla Ponzio Pilato me ne lavo le mani, arrivederci, grazie. Però sappiamo benissimo che De Fazio in realtà nell'83 lo scrive in perizia, dicendo anche che, come da rilievi e fotografie della polizia scientifica, i tedeschi vengono ritrovati morti sul materassino. Quindi De Fazio sapeva benissimo che il materassino c'era, e come, anche se fa finta di non saperlo, più di 10 anni dopo. Quindi lo studio c'è, poi è chiaro che sull'altezza di Giogoli si dibatte da tempo, ci sono vari studi e valutazioni, però secondo De Fazio nell'83 era alto, lo sapevamo tutti, 1,80 m, 1,85 m, e quindi è qui che entra in campo l'otti sparatore, che alla fine risolverà tutto lui, scrivendo una lettera a Zuttari e confessando di essere lo sparatore di Giogoli lui. E questa è la storia che conosciamo tutti della vicenda giudiziaria. Di essere parzialmente lo sparatore. Lui dice che chiedere una cosa. Due colpi, due o tre colpi. Alberto, ti volevo, riguardo al, visto che siamo arrivati a Lotti, e ti volevo, tu hai seguito tutte le sentenze, no? Tutti i processi, quindi tra l'altro il Lotti viene molto tempo dopo, no? Quando viene messo in, nel 96, no? La Lotti viene chiamato in causa, sì, nel... quando fanno alfa credo la deposizione, insomma l'interrogatorio di Pucci credo sia del 2 gennaio del 96, vado a memoria. Quando vengono messi in campo, diciamo, alfa, beta, no? Delta, gamma, no? Sì, un po' prima vengono intercettati Vanni e la Nicoletti, da lì nasce tutto. Però Dell'Otti, della vita Dell'Otti lo sappiamo tutto dal 96 in poi, perché prima non sappiamo niente di questo di Giancarlo, no? Era stato interrogato, l'ha detto anche prima Lorenzo, era stato interrogato o nel 90 o nel 91 da Perugini anche, o comunque dalla SAM. Era un personaggio noto, non era noto Pucci, non era noto non ha comunque deposto al processo Pacciani Lotti, perché evidentemente non era ritenuto importante in quell'epoca. Alberto, e Pucci, Lotti, Vanni, lasciamo stare Pacciano, sono credibili al 100% secondo te? Al 100% no, ma sono credibili per quanto mi riguarda sulla responsabilità dei colpevoli, ecco. Per esempio, ripeto, la questione di Giogoli
non è che non è credibile, è lui stesso a contraddirsi. O la mattina dice una cosa e la sera un'altra, o il giorno dopo si corregge sulla direzione degli spari, per esempio. Quindi non è che Lotti è senz'altro si contraddice, questo è chiaro, non lo metto in dubbio. E Lorenzo, tu facciamo sempre le domande scontate, però tu cosa ne pensavi da Rabatta ad andare a finire a Scandicci in quei 7 anni? Quali sono le tue convinzioni? Ma allora, è chiaro che ci sono due pause che sono molto lunghe e molto atipiche. Una di 6-7 anni, ovviamente parlo della dinamica del serial killer del sabato all'85, e sono molto difficili da spiegare. Sicuramente ci spiegano meglio con la vita di un singolo individuo che non di un gruppo, cioè il fatto che un gruppo si fermi, poi si ricomponga e riparta dopo 6 anni, poi si fermi ancora e si ricomponga dopo 7 anni e ricominci con delle evoluzioni, questo lo trovo molto difficile. Un singolo potrebbe avere delle condizioni di impossibilità che potrebbero derivare da periodo di carcerazione, periodo di ricovero, periodo in cui è anche lontano da Firenze, cioè si trova in altro luogo. Sicuramente sono strani, perché poi deve essere sicuramente un'impossibilità abbastanza grave, perché un serial killer non riesca a fermare questa sua psicosi omicidiaria per così lunghi periodi, è molto difficile. Sicuramente è un caso unico anche sotto questo, da questo punto di vista, è unico in assoluto, in senso generale, nella criminologia mondiale, credo, ma soprattutto per queste due pause. Allora, per il 74 ti posso dire che il sospetto che abbia aspettato la fine della vicenda processuale di Mele è, da parte mia, almeno più che un sospetto, quindi la volontà di assistere alla conclusione di un delitto in cui c'era un ormai quasi sicuro condannato in via definitiva, che però doveva arrivare alla via definitiva, e il sospetto che subito dopo si sia sentito libero di poter compiere un altro delitto è più che un sospetto da parte mia. Quindi, paradossalmente, io sono quasi portato a credere che abbia continuato a sparare con quella pistola perché si aspettava non solo che il caso fosse chiuso, ma quasi che i reperti fossero distrutti, diversamente da quello che molti pensano, cioè il contrario, che è la teoria del depistaggio, cioè caso chiuso, molto probabilmente i reperti verranno distrutti, se viene compiuto un altro delitto fanno il collegamento, vanno a vedere sul fascicolo, non trovano niente, perché poi questo sappiamo che non è avvenuto, anche se è il contrario di quello che molti credono sul famoso fascicolo del 68. Dal 74 all'81 è la pausa che francamente è più difficile da spiegare, e secondo me si può spiegare solo una volta che riesce a identificare il vero mostro di Firenze. Però, a dire la verità, anche accettando la verità processuale, non lo spieghi neanche con Pacciani e compagni di Mende. 68-74 secondo me lo spieghi meglio, perché c'è una coincidenza molto sospetta con la fine della vicenda processuale Mele. 74-81 rimane un enigma, un rebus molto molto difficile da risolvere per chiunque. Viaggiamo veramente in un lato oscuro che non conosceremo probabilmente mai.
Alberto, leggenda, no, ci dice che dove c'era la Bugli avvenivano spesso i delitti, no, tu credi che per Pacciani era importante questa figura ai fini degli omicidi che commetteva? Non lo so se era importante ai fini degli omicidi, però era importante, questo sì, perché l'ha cercata, l'ha trovata. Siamo parlando di 51-68 sicuramente, no? Ma lei abitava pure un altro delitto, un paio altri delitti abitava proprio lì, nelle zone, diciamo, vicino, no? Sì, nel 68 abitava a poche centinaia di metri da tutte e due le vittime. Nel 51 non lo sappiamo. Nell'81 quello di Mosciano lo stesso. Può essere anche una coincidenza, però non mi sbilancerei, ecco, su quello. Però senz'altro era importante per Pacciani, perché la cerca di continuo, la trova di sicuro, erano, se non sbaglio, a Rincine, lei abitava all'Onda, e però la cerca anche in altre epoche, perché ne parlano i coniugi Metaponti. Insomma, le figlie stesse di Pacciani, o una delle due, forse Graziella, quando faceva dei giri con gli uomini della SAM, faceva fermare la macchina, o comunque si fermavano in determinate zone, lei, che per lei erano familiari, guarda caso erano le zone in cui a poche centinaia di metri abitava la Bugli, sia Scandicci che... un paio di volte pare che sono andati a casa della Bugli, dopo vari anni, a chiedere: tu che fai, io ho due figli, tu ne ho tre, giusto? Pacciani con la figlia andarono una volta, certe volte andavano, no, apposta, mi sembra. Beh, vicino a un laghetto, là, no, vicino a un lago dove stava la casa della Bugli sopra, insomma, come se volesse andarla a spiare, mi ricordo. A Rincine le figlie erano piccole di Pacciani, dovrebbe essere del 70-71 quell'episodio, le figlie erano 3-4 anni, non credo che ce le avesse appreso, però non mi ricordo cosa dica la Bugli in deposizione, sinceramente non ricordo questo particolare. Di sicuro, quando va dai coniugi Metaponti, sono gli anni 80, quindi comunque un interesse che continua nel tempo, ecco, questo senz'altro. Poiché sia legato ai diritti, non lo so, non ti so rispondere. Certo. Senti, nell'81 abbiamo... diciamo abbiamo un'anomalia, per cui lui colpisce a giugno e poi subito 4 mesi dopo, no? Che idea ti sei fatto, come mai due omicidi nello stesso anno a breve distanza? C'era Spalletti in carcere, quindi per forza penso che c'entrasse questo, e molto probabilmente volevano farlo uscire. Penso questo. E che se ne fregavano loro di far uscire Spalletti? Magari aveva visto qualcosa, anzi, anche se lui diceva di no. Lorenzo, dimmi la tua versione, dai. Su Spalletti? No, sui due omicidi a distanza minima, diciamo, 4 mesi. Allora, dico che... sicuramente Spalletti gravita in un gruppo di guardoni che sono 7-8, che già da diversi anni, ma soprattutto in quel periodo, aveva l'assoluto controllo, monitoraggio di tutta la zona che va da Scandicci a Turbo, lo definiscono come la Roveta Alta, Roveta Bassa, cioè tutto il versante che dalla zona di Cerbaia risale verso che va a scollinare fino alla Taverna del Diavolo, che è sulla sommità della collina, e tutta la parte che gli discende sotto. Era una zona piuttosto ampia, che è percorsa da
4-5 percorsi in salita e altrettanti a discendere. Qui c'è un gruppo che è organizzato, che ha un metodo che si è che hanno perfezionato nel tempo e che in maniera continua e costante portano avanti da diversi anni. Quindi la zona è sotto controllo. Sotto controllo probabilmente era a un certo punto anche la coppia che poi viene uccisa, Foggi e Denuncio, perché alla fine praticamente alla prima o alla seconda uscita in quella piazzola vengono subito individuate, annotate dallo stesso Spalletti, perlomeno perché questo lo sappiamo dai verbali. Quindi il comportamento successivo a questo delitto, sia da parte di Spalletti e di Fabri, ci fa pensare che probabilmente Spalletti non ha detto tutta la verità, non l'ha voluta dire, ha preferito tacere, ha fatto una valutazione tra il carcere e la possibilità prima o poi di uscire e la possibilità invece di dire la verità con tutto quello che ne conseguiva. E avviene un delitto anomalo che è a Calenzano, fuori periodo classico del mostro di Firenze, siamo quasi a novembre perché siamo a fine ottobre. La possibilità che poi questo delitto venga compiuto, ma non per scagionare Spalletti, perché ovviamente al mostro di Firenze non gliene frega niente di scagionare Spalletti, però la possibilità che la vicenda dei guardoni, che possono conoscere se non l'identità comunque avere informazioni sul killer, esiste, e questa possibilità si chiude nel momento in cui definitivamente Spalletti viene scarcerato, cioè nel momento in cui poi, uscito dal carcere, si arriva alla conclusione che lui non può essere il killer. A quel punto, se ha taciuto prima quando era in carcere, a maggior ragione tacerà, resterà in silenzio anche dopo, a maggior ragione, e lo resterà fino alla fine. Quindi non è un delitto per scagionare Spalletti, ma potrebbe essere un delitto per mettere la parola fine a una vicenda che aveva messo in luce delle dinamiche particolari nella zona di Scandigi, cioè il fatto che secondo me il mostro poteva aver gravitato all'interno del gruppo dei guardoni e qualcuno di loro, se non Spalletti anche altri, potevano avere delle informazioni su di lui, che poi ci siamo preclusi perché la gestione di Spalletti la conosciamo tutti, viene arrestato, gli si fa anche una comunicazione di giudiziaria sul delitto di rabatta, quindi se qualcuno aveva intenzione di parlare, di sicuro dopo quello che ha visto fare con il testimone Spalletti non lo farà più. Di certo, difatti, tutti i tentativi sono andati vuoto, compresi quelli di Filastori e di tutti gli altri che hanno provato a perseguire quella strada. Alberto, tu, oltre ai tre famosi citati, no, tu consideri la presenza anche di altre persone, hai detto? No, io non ne sono sicuro, però non la ritengo un'opzione possibile, sicuramente. Ma tu hai mai immaginato che queste tre persone, andando dalla cantinetta del nonno alla taverna del diavolo, quindi si avrebbero bevuto, mangiato, possibile che non è mai trapelato niente? Cioè, facciamolo, se è un serial killer unico, diciamo, il segreto lo riesce a mantenere, ma con altri due, tre sodali, però, possibile però, che tra guardoni si doveva sapere qualcosa. Invece noi non abbiamo saputo niente, no? Però qualcosa nel bar centrale era filtrato. Questo viene fuori ai processi. Che Lotti fosse lì la sera della domenica era voce di popolo al bar centrale. C'è la testimonianza di Zanieri,
Non te la ricordi questa? Del gioielliere? No. Eh sì, diceva questo, che insomma, non è molto, molto chiaro, però ricorda che nell'85, subito dopo Scopetti, in quella settimana, insomma, era filtrata questa notizia. Non so, chi se ne fosse vantato non si ricorda se fosse Pucci o Lotti, ecco. E scusa, poi tranquillo. No, beh, sto leggendo la chat del mostronzo, mi sta combinando una pezza. E è un piacere averlo comunque sempre con noi, pure il Bronzi sta ridendo. E volevo dirti però, riguardo alle macchine dell'Otti, ci sono delle grandi contrapposizioni, no? In che senso? Non erano, è che non fossero quelle le macchine, diciamo, soprattutto quella vista Scopetti, no? Sul 128. Che diceva che stava su 4 dell'assicurazione. Vabbè, Cannella su questo, no, è stato molto preciso, diciamo così. Quindi però qualche bugia l'ha detto in Lotti, no? No, però in sentenza Cannella viene smentito, Non credono a Cannella, con tutto il rispetto per Cannella. Il 128 era ancora nella disponibilità di Lotti, sicuramente a livello di PRA fino al, mi pare, 19 marzo dell'86, guarda, vorrei dire, che la macchina fu rottamata ai primi di aprile dell'86, quindi era nella sua disponibilità. Poi che l'avesse affiancata al 124, lui dice che è così, e io ci credo sinceramente. Utilizzava il tagliandino. Oh, Andrea che è arrivato un po' tardi, la domanda già te l'aveva fatto, se puoi ripeterla, cioè puoi chiedere a Padre Alberto se come mai Pacciani avrebbe imbucato la lettera proprio a San Piero, se è stato lui poi, tra l'altro, Non so se sia stato proprio lui a imbucarla, però il motivo di andare in questo comune, diciamo così, il motivo proprio, per depistare, per insomma, perché tu credi che ci fosse il fatto della Monica, ci fosse lei là? Non so se questo perché non è rilevante, diciamo, dove è rilevante, però non so se Pacciani potesse avere un'informazione del genere. Bisogna vedere, bisogna vedere se anche fatto in quell'ottica, magari è semplicemente una coincidenza il fatto che la della Monica avesse la casa lì, però ognuno la può vedere come vuole. Io penso che il motivo principale fosse quello di allontanare i sospetti da San Casciano, ecco. E Lorenzo, che cosa ne pensi tu di questo fatto? Cioè della lettera? Certo. Cosa penso della lettera? La lettera è... Perché viene spedita là? Tu, a proposito, Lorenzo, la lettera, la confezione, il mostro, su questo siamo d'accordo, no? Non ho capito, scusami Pasquale. La lettera, la confezione, il mostro, è l'unica certezza che abbiamo in tutta questa vicenda. Sì, no? Pasquale, non capisco perché è indiscutibile. Se discutiamo fatta, tu credi che l'abbia fatta mesi prima, Lorenzo, o a ridosso dell'omicidio? Ma guarda, mesi prima, per quanto riguarda il confezionamento, credo che, così vado intuito, non c'è modo di, non c'è motivo di prepararsela mesi prima per poi pensare intanto lo farò quando al momento opportuno avrò il delitto e dovrò farlo. Che l'abbia fatto prima è plausibile, magari non mesi, forse giorni o forse qualche settimana, mesi mi sembra un po' eccessivo, però potrebbe benissimo essere. Non è poi un punto dirimente, perché
lo fa per quello che sappiamo tutti, per lanciare l'ultima grande sfida, cioè ormai in un delirio di onnipotenza assoluta riesce a fare un delitto difficile con ormai mezzo esercito che ti dà la caccia per tutta la provincia di Firenze, perché ormai ci sono in campo la SAM, la polizia, i carabinieri, con un impiegamento di forze notevole, e questo ti dà una grandissima esaltazione, è tipico di tutti i serial killer farlo, quindi perché non farlo? Questa è la vera domanda, ed è ovvio che l'abbia spedito Della Monica, perché all'epoca, se tu ti riprendi i quotidiani, i giornali dell'epoca, Vigna e Della Monica erano quelli più presenti, più conosciuti. Oltretutto Della Monica era una donna all'epoca, anche di bell'aspetto, e quindi è quasi naturale che fosse indirizzata a lei. Se tu devi fare una lettera del genere, deve essere un qualcosa di eclatante, qualcosa che ha assoluto risalto nei media, altrimenti non lo fai. Cioè, non è che fai una lettera del genere per mandarla a un qualunque maresciallo dei carabinieri, no? Se lo fai, lo spedisci al pezzo grosso. Il pezzo grosso all'epoca era Ovigno Della Monica, anche se lei era fuori delle indagini, però a lui interessa quello che è più conosciuto dal grande pubblico, perché più sei conosciuto e più la cosa avrà risalto e farà scalpore. Sul luogo in cui viene imbucata, ovviamente si possono fare tante valutazioni, quindi è del Mugello, non lo so, potrebbe anche essere il contrario, che non è del Mugello spedisca là, perché magari la cosa più semplice è il rasoio di Occam: se io abito a Scandicci non spedisco a Scandicci ma vado in un'altra zona, perché magari penseranno che abito lì vicino. Sicuramente ancora una volta abbiamo un elemento che ci porta al Mugello insieme a Vicchio e Rabatta. Anche qui diverse interpretazioni secondo la teoria, però secondo me la semplicità mi porta più a pensare che abbia spedito un po' più lontano dal suo luogo normale di abitazione e residenza, anche se io non ho mai ragionato in termini di bianco e nero, cioè il mostro del Mugello deve per forza stare solo nel Mugello o viceversa, perché può darsi benissimo che fosse un soggetto che magari stabilmente abitava nella zona di Scandicci, avere una casa, abitazione o qualunque altra cosa per cui il Mugello gli era conosciuto, o viceversa. Lorenzo, a te ti ringrazio. Le ultime 3-4 domande ad Alberto, perché domani ha un impegno di lavoro, e ti guarda, faccio 3-4 sai che ti stavo per ti scrivere, scrivendo. No, vabbè, ma tu me l'hai dimostrato, in effetti. No, hai completamente ragione. Ti faccio ultime 3-4 domande, ma proprio veloci. Al di là di Baccaiano, no, andiamo proprio nello specifico. Al di là di Baccaiano, che c'erano più macchine, quando questo gruppo andava ad ammazzare, no, usavano una sola macchina? Al di là di Baccaiano, dopo Baccaiano, dici? Per gli altri omicidi, prima e dopo. Beh, prima, se erano solo Paciani e Vanni, andavano con una. Con Lotti, invece? Con Lotti andavano con due. C'era bisogno di un'altra macchina del... Sì, penso che avesse proprio un senso per loro mettere una macchina a bloccare il tratturo di riferimento. Ma Alberto, ma diciamo il lavoro, diciamo tra parentesi, dell'Otti doveva essere solo quello di fare il palo e anche di tappare, appunto, quello che dicevo prima. Lui si metteva sempre all'imbocco dei tratturi. A Vicchio fa così, a Scopetti fa così. E c'era questa necessità della figura dell'Otti in questi omicidi, cioè bisognava che ci fosse uno come lui. Diciamo che come lui non era un genio, ma non era neanche un cerebro leso, ragazzi.
una persona con i suoi bei problemi anche di alcolismo, per carità, però non è che fosse un deficiente totale come vogliono far credere, ecco. Alberto, secondo te hanno mai usato l'autostrada come via di fuga? Sinceramente non ti so rispondere, perché è una domanda che non mi pongo, non è così importante nella mia, per la mia, per cui... sicuramente i tratturi, diciamo, i sentieri, no? Gli stradoni li conoscevano bene, no? Per scappare, e loro uscivano più volte a caccia, no? Non pensi che uscivano e ammazzavano, no, direttamente pacciani. Ah, ma dici caccia di coppiette? Certo. Secondo me... Non penso che uscivano e ammazzavano a colpo sicuro, no? Penso che durante l'anno qualche altra volta uscivano, no? Perché poi la domanda mia era questa, e chiudiamo veramente, Alberto. Cioè, alla fine dei conti sono stati fortunati, perché se i carabinieri ti fermano, no, e ti fanno aprire cofano, ti perquisiscono, trovano pistola e coltello... Quindi sono stati fortunati questi personaggi. Attenzione, però, i carabinieri cercavano un uomo solo alla guida, e se Pacciani e Vanni avevano la pistola erano insieme, i carabinieri magari non li dovevano perquisire, avrebbero perquisito Lotti, che invece la pistola non ce l'aveva, non aveva niente. Quindi il fatto di stare insieme era un vantaggio più che uno svantaggio, quindi, secondo te? Sì, anche in quel senso sì, aveva un senso, vedi? Non ci avevo pensato prima a risponderti così, però certo. Visto che me lo fai notare, mi fai l'assist. Certo. Va bene. Oh, allora, Daniele, tutto a posto, siamo eccomi riusciti qui. Alla fine, poi, quindi, sparita Giulia, è ritornato tutto alla normalità, Daniele. Sì, ma non era un problema che lei... il collegamento suo influiva sugli altri. C'è stato qualche problema... Qualche momento pure a me, secondo me. A tutti, capito? Qui no, certo. Qui siamo sempre usciti lineari e tranquilli. Ma infatti notavo che si bloccava tutto, la voce usciva e non usciva. Sì, sì, infatti. C'è stato un inizio un poco farraginoso, ma alla fine comunque tutto a posto. Io ringrazio tutti, e venerdì c'è una grandissima puntata, proprio completamente diversa da tutte le altre, ma sempre sul mostro di Firenze. Buono. E ma veramente bella Daniele. Alberto, io ti saluto, salutami il nostro Demis Rousseau della mostrologia, che lo chiamo sempre così a Francis. Ah, ecco. Dicevo che è assomigliato alle quale, no? E saluto pure Giovanni Capecci, no? E tutti quelli che ormai siete guest star ormai in quel canale, quindi tra l'altro di noi non ci si ricorderà nessuno riguardo alle vicende del posto di Firenze. Invece di Francis di Francis rimarranno tante cose che ha fatto, no? No, tantissimi, io li sopralluoghi, puntate fiume di 3, 4, 5 ore, mamma mia. Però è un grande ricercatore, anche se io non la penso assolutamente né come la pensi tu né come la pensa lui, però c'è sempre un grande rispetto, no? al di là di tutto. Vi ringrazio, vi saluto tutti. Dai, è stata una bella esperienza. Dai, ma poi non è detto che poi non ci rincontreremo, no? Le vie del Signore sono infinite. Sono infinite. grazie veramente, davvero. Lorenzo, grazie. Grande grazie. Lorenzone. È stato una nostra, sì. anche lui oberato dal lavoro, stanchissimo, si vede, no? Sì, ma tu Pasquale questa sera di più, perché si percepisce, ma tu però tu ti sei messo a fare il tè con i biscotti, i cucchiaini. No, devi confessare, a un certo punto abbiamo sentito i cucchiaini, le pasticce. Non facevo niente, quel biascico. Che cos'era quel biascico? Non so cos'era. Arrivava da fuori. No, non ti assicuro.
forse Alberto, Lorenzo sabato sera forse... a Pasquale gli mancava Marotta e lui aveva l'abitudine di masticare in diretta. Oh, va bene, buonanotte a tutti. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie. Ciao a tutti. Ciao.